Ce l'abbiamo fatta, è stata complicata, ma ce l'abbiamo fatta. Torniamo a raccontarvi delle partite che sono in corso, soprattutto la prima partita di Serie A di campionato dopo la ripresa per l'emergenza Covid. Il recupero tra Torino e Parma, il risultato è 1-1. Il gol di Nkoulou per quello che riguarda il Torino, il pareggio di Kučka, grazie, e il rigore sbagliato da Belotti per il Toro. Siamo al decimo circa, quindicesimo del secondo tempo. Vi racconteremo la parte finale di questa gara e la parte iniziale di Verona-Cagliari, che invece incomincerà alle 21.45. Come sempre uso il plurale perché spero che sia una delle ultime volte che questo studio è così poco fornito. Spero che torneremo molto presto ad avere il consueto numero di ospiti, perché si dovrebbe ritornare alla normalità anche da questo punto di vista. Gabriele Caldieron, labaroviola.com, che non finisco mai di ringraziare per ieri sera. Ciao Gabri, grazie. Ci mancherebbe, ciao Giorgio, un saluto a tutti. Enrico Roscitano, il nostro uomo pacatezza. Ti definisco così. Buonasera a tutti. Sì, pacatezza. Mi va bene. Guarda. E mi farà piacere parlare della Juventus con te stasera, guarda. Perché sarà veramente un'apertura, un cuore aperto parlare con te della Juventus, che ha incominciato la stagione perdendo il suo primo titolo. È veramente una cosa... Dopo tutto il malox che ho consumato, probabilmente posso essere tranquillo e risponderti. Spero che sia anche una delle ultime volte che li ritroviamo collegati da casa. Michele Tossani, lagabbiadiorico.com. Ciao Michi, professore. Ciao a tutti. E Vittorio Betti, che da ieri è il padrone del venerdì sera. Ciao Vito con Giallo Toscana. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Sì, ti sposti di giorno di messa in onda, ma non perdi l'abitudine di fare grandi ascolti. Bravo Vittorio, anche ieri sera con Giallo Toscana. Grandi numeroni. Posso fare due saluti, poi magari è un contributo alla trasmissione. Intanto un messaggio di speranza per Alex Zanardi, che come sapete è ricoverato proprio qui in Toscana all'ospedale Lescot di Siena e sta lottando fra la vita e la morte dopo il terribile incidente di ieri. Speriamo che la situazione migliori anche nelle prossime ore. E poi, se me lo consenti, un ricordo, solo una piccola cartolina, ma quello che basta è sufficiente, perché sarebbe una trasmissione intera quella che dovremmo raccontare, per la scomparsa di Mariolino Corso. Questa è una delle notizie più brutte che chi vive di calcio deve ammortizzare. Bravo Vittorio, ma ci vorrebbe davvero una trasmissione intera, da tempo non è. Tu che insomma Milano l'hai vissuta per tanti anni, insomma sei stato a contatto anche con Mariolino, mi immagino. Ho avuto la possibilità di annoverarlo nello sparutissimo numero di amici nel mondo del calcio che ho. Mario era un vero e proprio amico. Vi raccomando il libro che ha scritto Beppe Maseri su Mario Corso, dategli un'occhiata. Ma non voglio che la tristezza stasera sia, grazie Vittorio, ma non voglio che la tristezza stasera sia padrona di questa serata. Greta Beccaglia, Postazione News e Mail. Ciao Giorgio, come sempre per interagire con noi a tutto, gol@toscanatv.com, tramite sms e whatsapp al 342 19 71 871. È già arrivato un messaggio in cui un tifoso dice: Belotti, lasciatelo dov'è. Eccoci, così siamo già entrati in zona calda. Vedo il piede, guardate, mentre Vittorio parlava di Mario Corso, mi sono venuti in mente quintali di flash fuori carriera. Il piede sinistro di Dio, Mandrake, la sua Mercedes color panna. Foglia morta. Quella famosa fotografia che ha fatto il giro d'Italia, che era sul Corriere Illustrato, quando lui uscì dalla porta del Milan con questo pallone in mano, il gol del 2-1 segnato a Fabio Cudicini, detto il Ragno Nero, che voleva dire il sorpasso dell'Inter di Invernizzi su quel Milan, una roba, vabbè. Mariolino Corso è, oltre che è stato un grandissimo giocatore, è stato anche una grandissima persona, perché ha fatto tantissime cose che non si sono mai sapute, lui e la sua dolcissima metà, tante cose. Ma ripeto, Mario resta una delle cose più belle che mi sia capitato di incontrare nel mondo del calcio, come a chi ama il calcio in un certo modo sarà stato. Belotti, nonostante tu stasera fai il tifo perché c'hai la schedina col pareggio, giusto?
Vabbè, via. Lo dici, sì, ma andiamo le carte. Ti faccio i fatti tuoi. Facciamo, giustamente, sì. Hai il pareggio. Ho il pareggio. Con la vittoria Parma. No, Torino-Parma. Ma anche Vittorio, Parma, quando fa le schedine, dice sempre che gufa per far sì che i risultati suoi vengano fuori. Ma io la guardavo in religioso silenzio, in modo asettico. Lo lasci lì Belotti o lo pigli? Non lo prenderei neanche regalato. A me lo lasci lì Belotti, Michi? Non mi piace. In chiave fiorentina, ovviamente, lo chiedo. Ma io lo prenderei, perché comunque sia, rispetto agli attaccanti che c'ha la Fiorentina è meglio. Non dobbiamo fare valutazioni su quello che si vede ora o che vedremo da qui fino a agosto, ma immaginarci un Belotti come quello che abbiamo visto magari non quest'anno con Mazzarri, ma che abbiamo visto negli ultimi anni, rispetto agli attaccanti che ha a disposizione la Fiorentina, anche numericamente un giocatore secondo me ci può stare. Non credo che a Firenze si possa pretendere Lewandowski, quindi Belotti va più che bene. Vittorio, lo prenderesti o lo lasceresti? Se vuole posso telefonare a Gio Barone, mi improvviso autista, e lo vado a prendere io, perché ha detto bene Michele. Vi faccio solo un paragone: fra Cutrone e Belotti c'è da qui alla Stella di Sirio. Ecco, chiuso. Ora i tifosi si lasciano andare simpaticamente perché ha sbagliato un calcio di rigore poco fa in Torino-Parma, ma tu mi insegni che un episodio non inficia tutta una carriera di un giocatore che fra lui e Cutrone, insomma, correttissimo, ce n'è tanti altri, il Rosso e la Mercedes in Formula 1, ce n'è tanti altri, tanti altri, troviamoli, devo troviamoli. Ce ne sono, mi sto aspettando Enrico. Ma sì, io mi accodo sicuramente a Vittorio. Lasciate da solo il povero Gabriele Calderon. Ma io non so per dove sono questi tanti che Gabriele Calderon pensa ci possono essere meglio di Belotti. Io lo prenderei, perché è uno che dà l'anima per la squadra, è uno che lotta in tutte le parti del campo, e soprattutto è uno che i suoi gol in doppia cifra ci va sempre sistematicamente. La ribalto. Barone dice... A lui, no, a me. No, in generale. Dico, Barone dice... Fiorentina, che deve essere riportata, e commesso ovviamente, tra i primi 20 club in Europa. Belotti... No, del mondo. Ah, del mondo. Beh, vedi, io mi ricordavo male. Nel mondo. Belotti è l'attaccante principe per riportare la Fiorentina a questi livelli? A voi la risposta. Io posso rispondere subito. No. Ma siccome tu intendi, mi è sembrato di capire, un progetto industriale, non si riparte verso i primi 20 del mondo con Cutrone e compagnia. Indubbiamente, questo era salto, indubbiamente. Devi alzare anche di 3 centimetri l'asticella. Con Belotti l'asticella la alzi, perché poi voglio capire chi sono questi questo stuolo di attaccanti in giro per il mondo che possono essere superiori, a parte i giocatori di prima fascia, a Belotti, e quindi Belotti può essere un elemento importantissimo per la Fiorentina. Sì, hai ragione Vittorio nel dire che meglio di questi attaccanti ce n'è, Belotti sicuramente lo è, però dico, tra un top player, Michele ha citato Lewandowski, e Belotti, nel mezzo ci sono tanti giocatori che questa Fiorentina può, secondo me, andare a cercare. Ma quali sono? Qualche nome? Ne dico uno solo: Arkadiusz Milik. È un giocatore che è in uscita dal Napoli, perché il Napoli ha problemi di numerici in esubero, perché Mertens ha rinnovato dopo aver fatto la guerra per voler andare via, invece ha rinnovato abbassando e chinando la testa. Discutibile. Petagna andrà a Napoli, c'hanno Politano, c'hanno il Lozano, ne hanno c'hanno Insigne, Gabriele, hanno scusa, tantissimi. Milik è un giocatore aggredibile. Ma tu Milik pensi è un giocatore internazionale, lascia Napoli non per venire a Firenze? Ma scusate, ma si sta parlando di un progetto della Fiorentina che deve iniziare. Ora, se entrerà nelle prime 20 d'Europa, ci vorrà parecchio tempo per entrarci. Però ci vuole una base di partenza. Io sono memory. Belotti come base di partenza sia uno dei centravanti che può fare tanto per la Fiorentina. Io rispetto il vostro pensiero, rimango della mia idea. Milik perché dovrebbe venire a Firenze? Perché ha problemi non viene. Di integrità Lewandowski fisica. Non viene. Milik non viene. Ma non ho parlato di Lewandowski. Milik. No, il primo nome che è uscito era Lewandowski. No, Lewandowski come termine di paragone. Ultimo. Facciamo disinformazione. No, io dico, Milik è un giocatore che anche a livello Llorente. Di stipendio, a livello di integrità fisica. Anche Llorente. Anche Llorente, perché no? È superiore a Belotti. Non lo so. No. Non lo so. Palmarès dice questo. Poi... Vittorio.
No, intanto non ricordo negli ultimi 10 anni che Llorente abbia superato 10-12 gol a stagione. Ricordi cioè, male. È un attaccante interessante, ha fisicità, è un elemento particolare perché è una specie di Marcantonio Spilungone, ma non è un giocatore di rottura. Belotti lo può fare, ma lo può fare in un progetto industriale che serva a un club per cominciare a crescere. Perché se no, ragazzi, si parla e si festeggia Cutrone, ma con tutto il rispetto per Cutrone, che è un giovane prospetto, quello che volete, interessantissimo, ma fino ad ora non si è dimostrato tale, né a Milano, aggiungo io, né a Firenze, né tantomeno nell'esperienza in Premier League. Belotti lo conosciamo e può ancora, secondo me, fare la differenza in ragione del fatto matematico che lui almeno 15 gol come minimo a stagione te li garantisce. Trovatemi un attaccante in giro per l'Italia e perché no anche in giro per l'Europa che sia disposto a venire a Firenze in una società che ancora non fa l'Europa e compagnia cantante che ti garantisca questo cliché. Questo io con molta pacatezza lo sostengo perché Belotti, ti ripeto, è come fra il Toro Rosso e il Mercedes e la Mercedes in Formula 1. La pacatezza la lascia a me, Vittorio. Cicci, scusami. No, vabbè, però dico... Torino in contropiede con Zazza, che non va via l'ultimo difensore del Parma, che non commette neanche fallo. E anche se Zazza dice, mi ha messo le mani in faccia, ma non è successo nulla. Zazza oggi non ha combinato, tanto per cambiare, nulla. E anche questo, ecco, Giorgio, se era un altro Zazza, nome da spendere per Firenze, arrivo Vittorio, mai. Lasciatelo là. Zazza vai, non lo prenderei mai, anche se io sono stato... il segretario di quel partito insieme a te Giorgio che quando lui giocava nell'Ascoli dicevamo attenzione in Serie B c'è un attaccante super che è questo Zazza, però lui si è perso nei meandri del campionato italiano e non riesce a sollevarsi come invece si è risollevato per esempio Immobile dopo stagioni a livello internazionale molto negative. A Roma sta facendo la differenza alla grande, credo anche in Italia, perché insomma altri attaccanti non hanno il ritmo di Ciro Immobile e quindi capito Zazza perché parata di Sirigu su grande conclusione del Parma, il Parma sta mettendo ai paletti il Toro, vai Vittorio. Ora segna Zazza dopo che ho detto che non è un buon giocatore Michele, me la fai una classifica dei 4 allenatori impegnati nella Coppa Italia però a manifestazione conclusa, cioè con il trofeo assegnato, quindi con la finale Napoli-Juve? Ma di solito chi vince c'ha sempre ragione. Devo dire che comunque il Napoli ha fatto un'ottima partita con la Juventus, perché nonostante qualche grande nome del giornalismo mainstream abbia tacciato Gattuso di aver fatto catenaccio, probabilmente non hanno visto bene la partita o si sono distratti, il Napoli si è difeso in maniera ordinata e tutte le volte che ha avuto il pallone ha cercato di risalire il campo, tant'è vero che poi alla fine le occasioni migliori le ha avute il Napoli rispetto alla Juventus. Quindi io direi che sicuramente bisogna dare atto a Gattuso, al suo staff, quindi anche a Riccio, di aver fatto un ottimo lavoro. E poi metterei comunque Conte, cioè metterei prima Pioli, perché comunque era la squadra più debole delle quattro e quindi nessuno si poteva aspettare di più. Poi Conte e dietro la lavagna devo mettere Sarri, purtroppo. Anche tu. Perché aveva la squadra più forte, ma ha sbagliato la formazione anche nel primo tempo contro il Napoli. E dà la dimostrazione Michele Tossani con questa analisi di essere, pur facendo parte della squadra degli analisti di gara che inneggiano a Sarri in tutto e per tutto, di non avere il prosciutto sugli occhi. Poi vado da Enrico perché so che ha una opinione tutta sua, ma Michele, volevo chiederti una cosa. Se la vittoria del Napoli sulla Juve in Coppa Italia la mettiamo con ancora una volta la semplicità, la linearità e l'ABC del calcio, cioè il gruppo, cioè gli uomini, cioè i sentimenti, cioè il valore umano, ha battuto la setticità, ha battuto
l'amore per lo schema ha battuto l'amore per il disegno al tavolo non traducibile in campo? È troppo o è giusto? No, ora questo mi sembra un po' troppo, intanto perché anche il Napoli ha degli schemi, ha delle giocate ben precise e organizzate. La Juve poi è schematica nei primi 70 metri, ma negli ultimi 30 metri lavora più di principio. Il problema, secondo me, che non è stato affrontato, ne parlavamo anche prima della trasmissione con Vittorio, è che qui è stato preso un certo tipo di allenatore, ma per vari motivi, soprattutto perché ti portavi dietro dei contratti abnormi, pregressi, quindi delle situazioni non sei riuscito a gestire, è una società che si basa solo sul player trading, cioè sullo scambio di giocatori, non è stata in grado di fornire a questo allenatore il suo tipo di giocatore, cioè i giocatori per fare il suo tipo di calcio. Questo è il problema, perché la Juventus non ha un play basso davanti alla difesa che possa fare il gioco di Sarri, e anche in funzione della Champions non ha un centrocampo all'altezza. Cioè tu hai preso un allenatore, volevi probabilmente, perché non è che sono scemi alla Juve, probabilmente volevi costruirgli una squadra adatta per lui, però per una serie di motivi, molti dei quali secondo me devono essere fatti ricadere negativamente sulla dirigenza, perché la Juve è piena di giocatori invendibili, perché sono in avanti con gli anni e con contratti abnormi, e quindi la Juve non ha fatto praticamente mercato e non gli ha costruito la squadra necessaria per Sarri. Quindi in definitiva non bocci Sarri, gli dai delle responsabilità ma non sono tutte le sue. Enrico, do delle responsabilità per la formazione, soprattutto certo, da qualcosa destra, ma boccio in primis Paratici e Nedved. Rico, allora, diciamo poi vado da Vittorio. Dopo ripeto, dopo tutto il male che ho preso, posso affrontare la situazione con un animo diverso. Devo dire che, allora, io tu sai che per tutto l'anno su Sarri se ne sono dette di tutti i colori, io ho sempre preso le difese di Sarri aspettando gli eventi. Godot. Gli eventi mi hanno portato, siccome ancora non sono diventato imbecille, a cambiare opinione, perché solo gli imbecilli non cambiano opinione. Io a vedere le partite che ha giocato, è contro il Milan e contro il Napoli, e mi sono venute in mente le partite che erano decisive per qualcosa e Sarri ha perso lo scudetto del Napoli, perso qua a Firenze in studio, in albergo, la coppa, la supercoppa contro la Lazio, dove la Lazio ha dominato e la Juve non è riuscita a metterci, la partita di Lione che era importante per quantomeno per il passaggio del turno, la partita col Milan, cioè non è allenatore da gara secca, quindi non è da gara decisiva, da gara dove conta veramente ottenere il risultato. Lui sia contro il Milan sia contro il Napoli ha sbagliato totalmente la formazione, non ha cambiato di una virgola per tutti i 90 minuti sia contro il Milan sia contro il Napoli, cercando di cambiare modulo, di cambiare in qualche modo. Ha messo in campo sempre gli stessi uomini, 14, mettendo in campo... Io col Napoli mi aspettavo che mettesse come quinta sostituzione Rabiot. E allora ho detto, è conclusa proprio. È conclusa. Quindi si è dimostrato inadeguato al risultato. Non è un vincente. È un bravo allenatore, probabilmente in una squadra di media riuscirà a fare ancora qualcosa di buono, ma non è da grande squadra, da grossa squadra, non è un vincente. Questo Vittorio, tocca a te. Allora, voglio due cose. La prima su Sarri. Voglio contestare, fra virgolette, le dichiarazioni in cui si dice che Sarri non vince le partite secche, o perlomeno quelle di mini tornei come può essere la Coppa Italia, perché Sarri ha vinto la Coppa UEFA con il Chelsea. Forse ce ne siamo dimenticati che lì si giocano partite di andata e ritorno, quindi evidentemente con una squadra in sofferenza come lo era il Chelsea, perché era una squadra in sofferenza, lui è riuscito comunque, pur essendo uscito dalla Champions League, a vincere la Coppa UEFA. Seconda cosa, nel 1945 ci fu a Berlino, assediata dall'Armata Rossa, l'ultimo concerto
della Filarmonica di Berlino, la faccio breve, non ti faccio un poema, Giorgio, che era il segnale in cui i pavoni nazisti dovevano scappare, perché ormai la fuga era l'unica strada per preservarsi dalla morte ad opera dei russi. Ed era Il crepuscolo degli dèi di Wagner, una opera straordinaria. Il crepuscolo degli dèi in questa Juventus è iniziato nel momento in cui Marotta non è stato più colui che dirigeva le operazioni e questi, mi duole dirlo per gli juventini, non sono all'altezza, perché avete detto cose giustissime, ma non dovete pensare che Sarri è colpa sua se perde le partite oppure gioca solo con questi giocatori, perché non ne ha altri, e alcuni di questi sono ormai degli ex giocatori, perché il centrocampo della Juventus è un centrocampo del paleolitico, non è più in grado di fare la differenza. Quando sento dire la Juventus una corazzata prima di Juventus-Napoli, ma sarà anche una corazzata forse sulle figurine Panini, ma ci sono dei giocatori che non sono più da corsa. Sarri ha delle responsabilità, scusa, soltanto nel momento in cui, secondo me, ha ritardato certi cambi, perché quando la squadra gioca come ha giocato con il Napoli, 11 ore di possesso di palla senza fare un tiro in porta, e beh, viva Dio, anche all'inizio del secondo tempo bisogna cambiare qualcosa. Enrico, per te, Vito. Non è positivo, capito? Vai, Vittorio. Enrico, ascolta Vittorio. Non voglio essere polemico, Vittorio, ma quando si parlava della ripartenza del campionato e si è parlato delle famose 5 sostituzioni, sì, non c'è stato un uomo di sport, un uomo di calcio, un addetto ai lavori che non abbia indicato nella Juve la squadra più favorita, perché c'ha la macchina lunga. C'ha 20, che c'ha due squadre, si è sempre parlato. Adesso stiamo arrivando a dire che c'ha 14 giocatori solo. Credo che Vittorio intendesse dire di qualità, ma no, di qualità, ma ha provato sempre gli stessi. Questa è una mia opinione, poi i Santoni li lascio perdere, non mi interessa. Io le partite le vedo, ho visto questa partita. Ci sono dei giocatori che non sono presentabili in campo, Enrico. Sono presentabili in campo di qualcuno, sarà la colpa. C'è un allenatore col suo staff che li deve preparare. Io ho visto, quando sono entrati in campo, io ho guardato nel viso Ronaldo e Dybala. E allora ho detto, stasera sarà difficile vincere la partita, perché qualcosa è successo. Che ma tu hai visto nella partita precedente come tremenda, hanno giocato Rabiot e Bernardeschi? Ronaldo e company. Scusatemi, ma Rabiot e Bernardeschi che sono subentrati, li avete visti? Che erano, non riuscivano nemmeno a fare due passi di corsa. Cioè, capito, questa panchina profonda io non l'ho vista, continuo a non vederla. No. Danilo, ragazzi, ma parliamone, dai. Oh, Vittorio, hanno giocato 14 uomini in due partite, cioè non hanno giocato, hanno fatto possesso palla e basta, non hanno giocato, perché di tiro in porta io contro il Milan e contro il Napoli me ne ricordo pochissimi. Gabriele Calderon, momento, se ti dicessero viene Sarri a Firenze a fare l'allenatore, tu saresti? Interessante come domanda. Beh, sicuramente la sua esperienza alla Juve in questo momento non si può dire che è positiva. Certo, rispetto a Beppe Iachini c'è un abisso, parlavamo prima, no, di un salto di qualità. Personalmente, se devo dare un'opinione, non è un allenatore che mi entusiasma. A Napoli ha fatto bene, probabilmente lui come dimensione ha bisogno di una piazza meno da figurine Panini, no, come diceva Vittorio in precedenza. Potrebbe essere sicuramente Firenze la piazza giusta. Certo è che la Fiorentina ad oggi il nome preferito da Daniele Pradè è quello, questa è cronaca, di Ivan Juric, anche se c'è stato un pourparlers e non solo per Luciano Spalletti, che al momento non ha nessuna panchina, però è sullo sfondo
e diciamo che le possibilità di vedere Spalletti alla Fiorentina sono molto limitate. A proposito di Juric, arrivo da te Vittorio, prima sento sì, le formazioni di Verona Cagliari. Juric, ha scelto un 3-4-1-2 davanti di Carmine e dal primo minuto anche Amrabat a centrocampo, mentre Cagliari un 3-5-1-1 con davanti Simeone, ex Viola. Madonna ragazzi, Walter Zenga corre di quei rischioni. E vince lo scudetto, lo sai, l'ha detto, il Cagliari lo scudetto, Zenga dichiara che vince lo scudetto anche con il Cagliari. L'aveva detto da tutte le parti, l'aveva detto a Palermo, l'aveva detto qui, lo dice, lascialo dire. Deve fare, secondo me, il Cagliari assieme al Torino, visto questa sera, sono le due squadre che devono fare maggiormente attenzione a non scivolare nei quartieri bassi della classifica. Perché non mi sembrano, hanno due guide tecniche molto poco esperte. No, più che altro perché Torino c'ha anche un bruttissimo calendario da affrontare nel corso di finale. Poi ha un bruttissimo ambiente. E viene da 6 sconfitte consecutive, ad oggi interromperebbe la linea. Sbagliato termine, bruttissimo clima, no ambiente. Bruttissimo clima. Sì, bruttissimo clima, certo. Michele invece, no, adesso, dopo, perché prima arriviamo in fondo alla pubblicità raccontando ancora un attimo di Torino-Parma, siamo arrivati a 10 minuti dalla fine. Devo dire, voglio fare una considerazione rapidissima, Enrico Roscitano, questo è un recupero, è la prima partita di Serie A, stanno andando ad una velocità più che interessante, non sono 22 morti, sì, vero. E si randellano come dei Fabbri Ferrai. Sì, sì, che è una partita, cioè non è cambiato nulla, tra due squadre che fanno dell'agonismo, questa è partita vera, che fanno dell'agonismo la loro forza migliore, molto di più il Parma rispetto al Torino, però le occasioni le ha avuto anche il Torino, tra cui il rigore sbagliato da Belotti, quindi una partita che lascia presagire che cominceremo a vedere delle belle partite da fra 2-3 giornate. E anche Verona-Cagliari credo che sia tutt'altro che noioso stasera. Seguiamo questo calcio di punizione proprio di Belotti, che ovviamente nel momento in cui segnasse stasera torna a essere il centravanti ad hoc per la Fiorentina, ma questa è nella logica... Non mi includere nella nella logica delle cose. Il calcio di punizione di Belotti all'81esimo di gioco, 9 più recupero alla fine, parte sul fischio di Irrati, il centravanti del Torino, la sua conclusione è rimpallata dalla barriera. Massimo Brigato, tempo di pubblicità, grazie. Ha lasciato un messaggio a proposito di un pacco che doveva arrivare oggi. Ha detto di metterlo da una parte e di non preoccuparsi. Dico, ha parlato così di un bambino. È evidente che considera il procreare una cosetta da niente. E ora noi cosa dovremmo farci con lei? Prendila su, no? Tu prendila su. E anche per sogno non la prendo. Guarda che l'hai trovata tu. Domenica, 22:45, Toscana TV. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Tutto mi sembrava diverso. Mi sentivo di cattivo umore. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Rimettiti in forma, sblocca il metabolismo. Le tisane di Zara, miscele di erbe dalle straordinarie proprietà, hanno effetti dimagranti e depurativi. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Toscano Alta Sartoria Italiana unisce la qualità dei tessuti italiani all'eccellenza di una lunga tradizione artigianale, producendo abiti da uomo realizzati a mano. Forte di questa esperienza, ha riconvertito la produzione per la creazione di mascherine, affidandosi alla sapiente manualità delle sue sarte, donne straordinarie, capaci di trasformare l'instabilità di questi tempi in puro entusiasmo. Ora però è tempo di ripartire. Toscano torna alla quotidianità ricominciando a produrre abiti capaci di trasformare la semplicità di un vestito in un simbolo di vera classe italiana. Toscano Alta Sartoria Italiana crede nel futuro che ci aspetta.
Antica Osteria del Sole, nel cuore di Montelupo Fiorentino, è il luogo ideale per gustare la bistecca fiorentina, selezionata dal nostro chef, che la fa frollare con maestria per poi cuocerla sulla brace di legna. Vasta scelta di pizze cotte nel forno a legna, classiche o impasti speciali come i sette cereali o integrali. Cantina con un'ampia selezione di etichette nazionali. Oltre al menù alla carta, vengono proposti menù diversi anche a prezzo fisso, sia a pranzo che a cena. Vuoi rottamare la tua auto? Allora rivolgiti all'Autodemolizione Leporatti. Autodemolizione Leporatti, anche ritiro a domicilio del vostro mezzo. Rivendita ricambi usati, commercio metalli di recupero. Autodemolizione Leporatti ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001. Che aspetti? Vieni a trovarci, siamo in via Ceppeto 30 a Lamporecchio. Caffè Pasticceria La Repubblica a Prato, classico punto di ritrovo per colazioni e paste notturne, un posto unico dove i dolci diventano opere d'arte. Caffè Pasticceria La Repubblica, una sosta imperdibile a qualsiasi ora, con prodotti freschi appena sfornati e sempre all'altezza del palato più esigente. E se sei un amante della vita notturna, dopo una serata in discoteca, vuoi fare un piccolo spuntino? Il Caffè Pasticceria La Repubblica è il posto giusto per te. Ci trovi in Viale della Repubblica 156 a Prato. In questo tempo di pandemia, le misericordie della Toscana sono ovunque accanto a te. Sostienile. Dona il tuo 5 per 1000 alla misericordia più vicina a te. Ovunque accanto a te. Misericordie Toscane, ovunque accanto a te. Eccoci qua, scampoli di gioco di Torino-Parma, 5 alla fine, e siamo sempre fermi sull'1-1 con un tentativo di pressing del Torino che, come ricordava Gabriele Caldierone, è reduce da 6 sconfitte consecutive, costate la panchina a Mazzarri, è arrivato Carmine Longo in sostituzione. Moreno Longo, grazie, in sostituzione. Tocca a Greta Beccaglia a scaricare un po' di lavoro da casa. Un po' di messaggi riguardo a Belotti danno ragione a Vittorio Betti, infatti dicono che hai sempre ragione e analisi perfetta. Belotti per la Fiorentina è perfetto, con una squadra forte così, con Ribéry, Chiesa, Vlahovic, possiamo sognare. Gianni da Volterra, Forza Viola. In più chiedono Firenze, volevo dire al signore che non vuole Belotti, che giocatori buoni come Milik o simili vanno pagati molto, quindi di conseguenza la Fiorentina deve pagare di più. Il problema non è Sarri, sono i giocatori. Ronaldo sta fallendo, il secondo rigorista Danilo, Napoli si è meritata la Coppa. Enrico Rocitano. Allora, in ordine, il signore che non vuole Belotti è Gabriele. Sì, no, beh, signore, no, ringrazio per il signore, perché insomma è sempre un piacere. No, ci mancherebbe. Allora, facciamo un'analisi approfondita. Parliamo di, visto che c'è anche un messaggio che dice no, ma è un giocatore come Milik va pagato tanto. A parte che è un esubero, poi Belotti mica te lo regalano. Perché Belotti, no, certo, a valore di cartellino fino a qualche anno fa c'era chi era disposto a spendere 50-60 milioni, Milan. Detto questo, la media gol di Belotti ad oggi parla di 0,40 gol per partita. Milik, che viene giudicato uno scarso, c'ha 0,43. Meglio. Da chi viene? Io parlo di numeri. Detto questo, Llorente, un altro che è campione del mondo e campione d'Europa, robetta da poco. Ma detto questo, Belotti, visto che parliamo oggi, no, c'è problemi di soldi, Commisso, e ieri hanno fatto la manifestazione, sono passate manco 24 ore, è disposto a spendere 300 milioni per fare lo stadio. I soldi non sono un problema, Fiorentina nei primi 20 del mondo. Ragazzi, io penso in grande. Se Commisso mi promette questo, io perché mi devo, allora io dico, perché mi devo accontentare di Belotti? C'ho Vlahovic, il rendimento siamo lì se Vlahovic fa 38 partite da titolare. Che vi devo dire? Io ribadisco, secondo me Belotti ti fa fare il salto di qualità? Sì, perché è una Fiorentina che ad oggi non ha punta e Vlahovic deve crescere, ma non mi fa arrivare tra i primi 20. Quindi no, io però, se devo sognare però in grande, come diceva Vittorio, è un inizio di strada. Sì, per arrivare là devi passare a poi un altro dice come fece Graziani. Tra Graziani e Belotti, secondo me, Lo dice, viene a Firenze a svernare come fece Graziani. Tipo di gioco è quello.
Grazie Ane, giocava tutto campo come campionato del mondo, come gioca Belotti. Grazie Ane, dicono comprerei Belotti o Ibrahimovic anche. Belotti. Ecco, Ibrahimovic per dire è un prospetto che ha 38 anni, siamo d'accordo, ma da quando è arrivato al Milan, il Milan forse ha ricominciato a giocare a pallone. Cioè tu fra Belotti e Ibrahimovic prenderesti Ibrahimovic? Dipende cosa vuoi fare da grande. Se da grande vuoi che il prossimo anno la Fiorentina si qualifichi per l'Europa, prendo Ibrahimovic. Lo uso un anno, ma lui mi garantisce un salto di qualità. Dipende di cosa gioco vuoi fare da nonno, perché siamo a 39 anni. Oh ragazzi, ma cioè, Ribéry ne ha 36, fa ma la differenza. Milan, Ronaldo ne ha 34 e trascina la Juventus. Gabriele, scusa, vabbè, ma con Milan, Ibrahimovic si sta fermo in aria. Se gli arriva il pallone è bravo a passarlo, a metterlo in porta, ma non ti fa un metro che sia un metro fuori dal campo. Belotti che non ha fatto, non ha vinto niente in tutta la sua carriera, prendiamo Belotti e rimaniamo quelli che siamo. Poi è un secondo Simeone, siamo lì, non ci lamentiamo poi dopo se la Fiorentina arriva ottavo. Se la Fiorentina vuole puntare alla Champions League e all'Europa League, Belotti è insufficiente, questo dicono i numeri. Allora poi, Michele Tossani, Vittorio Betti, siete improvvisamente toccati dalla fortuna e potete fare una relazione a Daniele Pradè, che è lì che ascolta voi e che deve decidere se scegliere fra Belotti e Ibrahimovic. Parte Tossani. Ma, siccome credo che Commisso tratti la Fiorentina come un'azienda, è meglio puntare su un giocatore più giovane che piglia anche meno di stipendio, piuttosto che su un altro che ci avrà uno o due anni di carriera e che poi non saresti mai in grado di rivendere o di ammortizzare. Poi volevo dire due cose. Uno, nessuno qui ha detto che Milik è scarso. Qui si parla della fattibilità di un eventuale acquisto. Se io voglio partire da Firenze e arrivare a Milano, o ho la macchina super veloce, oppure devo fare una sosta prima a Bologna. Cioè, non è che si arriva dall'oggi al domani tra le prime 20 squadre del mondo, a meno che il Commisso non spenda 300 milioni non nello stadio ma nella società, cosa negli acquisti, cosa io non credo assolutamente. Un conto è quello che si dice, un conto è quello che si fa. Guardate Pallotta a Roma. Vito? Sì, sono perfettamente d'accordo con Michele, non scherziamo, cioè, perché sennò la gente magari può dire da casa che usiamo dei super alcolici prima di iniziare questa trasmissione, perché è una battuta, per carità, niente di personale, ma voglio dire, Ibrahimovic, credo che a Firenze c'è un bellissimo museo, il museo archeologico, ecco, può essere la sua definizione più giusta all'interno di una struttura preistorica, perché se vogliamo alzare l'asticella e pensiamo, ipotizziamo che sia Ibrahimovic quello che fa la differenza, non scherziamo, non si va da nessuna parte. Ma ragazzi, è come se si parlasse del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e lo paragonassimo al Cide De Gasperi, è la stessa cosa. Cioè, voglio dire, questa è storia. Ibrahimovic, ha detto bene Michele, fra due anni, a 40 anni, cosa vogliamo fare? Il Jurassic Park a Firenze? Se vi va bene così, auguri. No, allora, c'è la regina che prende tutti i 38-39 anni. Benetz, Reginaldo e anche un altro che un altro sì, il tank l'argentino che era Dennis ce l'ha. Benetz l'ha preso, lo sta prendendo. Ma c'ha 33 anni. Sarate vuol prendere. Chi? No, io volevo dire, interrompere Enrico, però volevo dire che l'attacco Ribéry Ibrahimovic andava bene 15 anni fa. Cioè, fossero arrivati 15 anni fa, allora era un altro discorso. Io non vorrei però che nelle vostre dichiarazioni, forse vi sfugge una cosina semplicistica, che se la Fiorentina deve ragionare da grande squadra, come stanno cercando di fare, centro sportivo nuovo, cambiano i giocatori, Castrovilli lo blindano, Milenkovic lo blinda, bisogna cominciare a pensare in un'ottica diversa. È cambiata la musica, mille tifosi ieri per il nuovo stadio. Questa è una considerazione estremamente pertinente. Se bisogna essere coerenti e alle parole bisogna far seguire i fatti, vuol dire che gli interlocutori
di giocatori devono essere di livello. Ma proprio per questo sicuramente Ibrahimovic ci va scansato con tutte le cose. Finita Torino-Parma 1-1. Perché non ti segue? Ribéry, quando è arrivato la città è impazzita. Questi nomi non sono più una follia. Perché io devo andare a cercare Belotti e non posso provare a prendere Milik o Cavani? Va bene che Cavani ormai si è accasato, okay. Ma la Fiorentina deve pensare a questi nomi. Perché ci dobbiamo limitare? L'altro giorno ho sentito parlare di Cistana. Lui sì che è da Serie B allora. Sta andando il Brescia. Io devo pensare a dei giocatori importanti. Sostituisco Pezzeglia, devo prendere uno di livello superiore. Se no, ragazzi, rimaniamo sempre i soliti. Ma allora va bene. Allora va bene Belotti, va bene Favoletti, va bene. Va bene Simeone, va bene Simeone. Potrà avere le speranze di arrivare fra le prime 20 d'Europa, ma passeranno degli anni. Tu devi partire oggi con un progetto. Il progetto non ti presuppone che deve andare a prendere il 38enne. Belotti può aiutare nel progetto perché ancora non è anzianissimo, c'ha 29 anni, 30, quanto ce n'ha? È uno esperto di Serie A, certo. Esperto di giocare in squadre che hanno sempre lottato. Palermo, Torino, quindi è un agonista nato. Ma che può servire ai giovani della Fiorentina? Sì. Da fare scuola a questi ragazzi che hanno bisogno di qualcuno che gli insegni come si fa, eccetera, avanti. La domanda è, se Belotti era così forte, così da mamma chioccia, così importante, così da squadra per lottare per le competizioni europee, perché a Torino? Ma io mi ricordo lo scorso anno si offrivano 100 milioni per Belotti. E non è andato via da Torino. È uno che si lega alla squadra, che fa squadra. Allora che fa costa tanto, non si può prendere, no? Non si può spendere. No, ora come tutti è calato tanto. Come e ci sarà un motivo perché. Però sinceramente se deve tenere Cutrone e Vlahovic, a me piace molto, però ha bisogno di qualcuno davanti a lui. E non sarà certamente Cutrone. Ma nemmeno Belotti. Michele! Il nome di Thiago Silva può avvenire alla Fiorentina, secondo te, o è una fantasia? Questo è un mistero insondabile, perché comunque, secondo me, è un giocatore che in un campionato come quello italiano qualcosa potrebbe ancora fare. E il Paris Saint-Germain, che comunque ha problemi economici come tutti, nel senso comunque ha dismesso tutti questi giocatori, Cavani, Thiago Silva, non gli ha rinnovato il contratto. No, Cavani, sì. Secondo me Thiago Silva a Ibrahimovic, per fare un anno o due da chioccia agli altri difensori, potrebbe essere un altro tipo di acquisto. Certo, anche lì bisognerà tirare fuori uno stipendio non indifferente. Io ho dei dubbi che la Fiorentina possa pagare a tanti giocatori lo stesso stipendio che dà Ribéry. Cioè io ho questo, poi magari mi sbaglio. Il mio dubbio non è che la Fiorentina non possa pagare, perché lo stipendio alto lo paga Ribéry, ma che possa pagarlo anche al 3, 4, 5, 6 altri giocatori. La vedo difficile. Vito. Però se venisse lo prenderei. No, a me Thiago Silva è sempre piaciuto, vi dico la verità. E soprattutto in una squadra in cui c'è bisogno di personalità, soprattutto nel reparto difensivo, lui può dare una mano. La può dare, però sono d'accordo con Michele che c'è sempre lo scoglio quasi insormontabile del tetto ingaggi, cioè degli stipendi, perché qui si comincia a discutere sullo stipendio di Ribéry, come ha detto Michele, poi magari arriva Thiago Silva che magari si decurta del 30-40% del suo stipendio, perché non credo che se lui voglia andare a giocare da qualche altra parte possa pretendere gli stessi soldi che prendeva nel Paris Saint-Germain, lo escludo a priori perché niente è come prima, lo abbiamo detto tante volte, quindi riguarda anche gli stipendi di giocatori. Ma Thiago Silva potrebbe essere un elemento importante dietro, che dà quella personalità che secondo me manca alla Fiorentina anche davanti, perché c'è Federico Chiesa, giocatore irruento, molto giovane, molto poco altruista in certi momenti, anzi per niente. Poi dall'altra parte c'è un Ribéry che, malgrado la sua esperienza mondiale, è anche lui un bel canarino, perché non ve ne siete forse dimenticati le dispute che c'erano a Monaco quando giocava insieme a Robben e con Müller che nel mezzo
soffriva questa doppia personalità in campo, ci vuole un elemento in mezzo all'area di rigore che dia quella forza anche mentale che in questo momento Vlahovic e Cutrone non hanno e non possono dare. Tutto riguarda alzare l'asticella. Nel salto in alto, Gabriele, non si passa dai 2,25 ai 2,40, si va avanti di 2-3 centimetri per volta, e questo è il piano industriale che la Fiorentina deve fare per crescere. Non si può alzare l'asticella di 10 centimetri nella stessa botta, non è possibile, perché è normale. Quindi Vittorio, ti voglio portare di qualche anno indietro, cioè quel che dici lo condivido, però bisogna tornare indietro con la memoria un attimino. La Fiorentina nel 2013-2014, il primo anno di Vincenzo Montella, quindi progettualità, acquistò giocatori mica da niente. Gonzalo Rodriguez, Borja Valero, Cuadrado, l'operazione Savic-Nastasic, Roncaglia, che comunque fece un discreto campionato. Poi arrivarono nella stagione successiva gli altri. Ma già in quella stagione... Borja Valero. Appunto, cioè, voglio dire, già in quella stagione la Fiorentina fece un salto di qualità molto importante. Passò dal 14esimo posto di Sinisa Mihajlovic, che con l'avvicendamento degli Rossi e poi finì la stagione Guerini, lo ricorderete tutti, la Fiorentina si salvò a due giornate dalla fine in quel di Lecce con Montolivo che aveva la febbre, che era sul punto di partenza. L'anno dopo, se non ti fanno i 13 rigori nel girone di ritorno del Milan, la Fiorentina arriva quarta e si qualifica per la Champions League. Io non voglio dire di ripetere una stagione del genere, però arrivano giocatori di questo calibro. Sì. Io riporto questo, la Juventus, la prima Juventus di Conte, che veniva da due ottavi posti consecutivi tra i vari Ranieri, tra i vari Del Neri, fece un salto di qualità importante. Se quest'uomo vuole spendere, facciamolo spendere. Per quale motivo io non devo sognare per un attimo? Il tifoso è irrazionale, Gabriele, il tifoso non gli interessa tutti questi giochini. Gabriele, nel 2013, con l'ingaggio di Ribéry, hanno pagato l'ingaggio a meno 3-4 giocatori di quelli che tu hai citato. Ma i fatturati erano venivano bassi. Tutti dalla Spagna e avevano voglia di sì. cambiare squadra, quindi non sono stati pagati lustri adesso il campione, il giocatore vuole ingaggio pesante. Ora Thiago Silva non potrà pretendere l'ingaggio che aveva a Paris Saint Germain, ma vai sicuramente che va dai 5 in su. Non scende sotto i 5 neanche. Okay. Ibrahimo ci va dai 7 sì, in su. Tutto quello, non scende. Ma è tutto proporzionale. Ora i 300 milioni, vuoi fare lo stadio o li vuoi dare a questi nomi che poi non servono a fare un progetto? Ma se vengono accostati alla Fiorentina, un motivo ci sarà. Quest'uomo, ma sai, se dice i soldi non sono un problema, io mi fido di lui. Firenze si fida di quest'uomo. Perché dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a Belotti? Non ce n'è altri? È finito il mercato, non ce ne sono. Non ce ne sono. Ma meglio di Belotti, trovami qualcuno, esclusi i super che non anche verranno. Anche Piontek è meglio di Belotti. Chi? Piontek. Ah, vabbè, allora. E Piontek è impossibile da prendere? No, prendetelo. Anche lui ha tanti soldi ingaggi. Sì, ma ragazzi, allora... Qua però Chiesa... stanno dicendo, soprattutto da casa, sì è vero fare un progetto, però con nomi in prospettiva, cioè spendere non per Ribéry, cioè scusami, per Ibrahimovic. Anche qui ti stanno dicendo, non si fanno i progetti con le figurine panini, ma con dei programmi seri. Okay, cioè investendo allora con dei nomi di prospettiva, sì, non già vecchi che li compri. Belotti ha 27 anni, è nel piano della carriera, di quale progettualità parliamo? C'ha 27 anni, è nel pieno, non progetti nulla. Belotti spara ora le cartucce decisive della sua carriera, non le spara domani. La progettualità vuol dire andare a prendere un giovane. È vecchio 27 anni? Non è vecchio, è nel piano della sua carriera. Se allora, mi dite progettualità, cozza con questo termine. Volevo sentire per andare sulla prima delle due grafiche che usiamo stasera, volevo sentire a Michele Tossani. Michi, secondo te Ribéry è un giocatore inquadrabile attraverso i numeri? Rispondimi in chiave fiorentina. Tutti i giocatori sono inquadrabili attraverso i numeri, anche se poi i numeri vanno interpretati, perché poi se no i numeri, come dicono gli economisti, gli puoi far dire tutto e il contrario di tutto. Il senso della domanda è questo, Michele.
A Firenze tutti aspettano Ribéry, in grazia di Dio, come il Messia, no? Sì. Ribéry torna, Ribéry fa, Ribéry disfa. La domanda è, bravo Massimo Brigato, la domanda è, io ti faccio vedere i numeri fin qui di Ribéry. Ha giocato 750 minuti, alias circa 9 partite. Ha fatto 2 gol, ha avuto 11 occasioni da gol, ha fatto 2 assist, ha fatto 15 tiri. Non vorrei che l'importanza extracampo che Frank Ribéry ha innegabilmente all'interno di questa squadra, per carisma, esperienza, carattere, voglia di trascinare, ha 38 anni e va alle 7 a fare allenamento mentre quelli di 20 anni dormono, tutto questo facesse male alla fine a lui, perché poi ti aspetti di vedere in campo una cosa che lui in campo non può più fare. È questo il dubbio che ho guardando questi numeri. Ma io quando ha giocato, secondo me si è vista nettamente la differenza. Cioè comunque è un giocatore di livello superiore agli altri e anche un giocatore che può fare la differenza nel campionato italiano. Certo, se si pretende che lui faccia un gol a partita come Batistuta, questo no. Il problema della durabilità, è vero che lui si è rotto per un intervento di gioco di Taxidis nella partita con il Lecce, ma questo è un problema che lui ha sempre avuto negli ultimi anni. L'anno scorso in Germania lui ha fatto una media di presenza di 49 minuti a partita. Cioè è chiaro che è un giocatore sul quale non ci puoi contare tutta la stagione, ma lo devi scentellinare. Per quanto riguarda i numeri che ha fatto, secondo me vanno letti anche in chiave di quando lui è comunque in campo, perché comunque quando lui è in campo Chiesa gli passa un po' di più la palla, le difese avversarie stanno un po' più attenti a lui e quindi magari liberano lo spazio per qualcun altro, quindi c'è una presenza che va al di là dei numeri. Secondo me l'unico problema che lui ha e che ha avuto negli ultimi anni, e per questo è venuta la Fiorentina, questo dobbiamo anche dircelo, perché è un giocatore che fisicamente non era più in grado di reggere i ritmi di altro tipo di calcio, non è più in grado di giocare in Champions, non era più in grado di giocare nel Bayern Monaco, non era più in grado di tenere i ritmi di altre competizioni, se no non sarebbe mai venuto. Vito! Sono perfettamente d'accordo, signor Barbalunga, perché sulla qualità e sulla carriera di Frank Ribéry nessuno può e deve discutere, perché se no ci arrestano e ci mandano al Tribunale della Santa Inquisizione. Ma io ritorno sempre a un problema, e cioè il progetto. Il progetto deve valorizzare certi giocatori, deve potenziare questa squadra. Ecco, Frank Ribéry in questo momento, secondo me, può garantire 1-2 stagioni a certi livelli nella Fiorentina. La differenza che si è vista in campo, Michele, è perché, con tutto il rispetto, il roster dei titolari della Fiorentina non è, diciamo, l'acqua santa, insomma, ecco, voglio dire, quindi quando arriva un vero giocatore di calcio la differenza, viva Dio, si vede, e quindi ecco perché ancora noi siamo innamorati di Frank Ribéry. Ma fra 1-2 anni che si fa? E probabilmente Ibrahimovic, per fortuna, avrà smesso anche di giocare, visto che insomma a Firenze lo vogliono tutti, evviva. Belotti forse giocherà in Albania, non lo so, perché non piace a Firenze, ma fra 2 anni che succede? Che succede? Voglio capirlo io, perché questi giocatori sono un po' troppo in là con gli anni. Devi fare un progetto. Frank Ribéry può essere utilissimo ora come nella prossima stagione per portare avanti un gruppo nel quale ci sono molti giovani, e quando sta in campo uno di peso e uno giovane, sì. Michele ha detto una cosa giustissima: quando gioca Ribéry, Chiesa sta più tranquillo. Tutto quello che giustamente hanno detto Michele e Vittorio, che Ribéry piace alla piazza di Firenze perché è un trascinatore, è un agonista, è uno che è in campo da tutto, è uno che lotta per la squadra, che la maglia se la sente addosso, cosa che a Firenze da qualche tempo probabilmente mancava.
un tipo simile. Poteva diventarlo Chiesa, ma Chiesa ha avuto molte diatribe sia con la tifoseria sia con la squadra, sto fatto va via. Quindi Ribéry piace per questo, ma non può essere, non può rappresentare il futuro della, della Fiorentina o quello che la porterà tra le 20 squadre al mondo, al mondo o in Europa mondo. O che sia. Sicuramente il mister ha detto vuole portare la Fiorentina nei primi 20 top ma sicuramente mondiali, top lui lo, l'ha detto e lo pensa e probabilmente ce la potrà anche fare, ma certamente ci vuole un po' di tempo. Progetto, clienti, progetto, io, clienti, bilancio, buco, bilancio, manto erboso plus valenze. Michi, vai! Cambiato l'acqua, non io c'è credo più. Che, ripeto, anche se si parla, sono d'accordissimo con quello che ha detto Vittorio, anche se si parla di un altro calcio, sono passati 30 anni, anzi l'anno prossimo 30 anni, ora 29, io credo che l'esempio che Commisto dovrebbe tenere è quello della Sampdoria di Mantovani. Cioè, all'inizio c'erano i Bistazzoni, gli Scanziani, e qui, quindi qui ci sono i Ribéry, magari Thiago Silva, ma dietro crescevano, non dico Mancini che era già un talento, ma poi sono arrivati i Vialli, sono arrivati gli altri, cioè c'era Cerezo e c'erano i giocatori giovani. Pellegrini, ma dietro ci vuole sostanza, perché se tu hai solo Ribéry, Thiago Silva... E Cutrone e poi vai poco lontano, cioè dietro ci vuole qualcuno di sostanza. L'avete detto voi, Thiago Silva va bene, che ti può aiutare, l'avete detto voi che il calcio è cambiato, che bisogna fare i progetti. Allora, non mi parlate di progetti di Mantovani e della Sampdoria, è cambiato tutto, l'avete detto voi, non io. Ma Thiago Silva è qualcuno che sta... cresca dietro. Cioè, va bene Ribéry, però pigliamo anche qualcuno... che o è già o pronto o che, li, o che sia pronto a crescerli dietro. Cioè non è impossibile, nel calcio può succedere di tutto, non è impossibile che la Fiorentina domani faccia un mega mercato, io ne dubito, ma insomma tutto può succedere, e improvvisamente la squadra come quella di Montella dal 14° posto arrivi quarta. Tutto può essere, ma nel calcio di ora, con pochi giorni di preparazione, con un mercato probabilmente bloccato a causa del ribasso dei prezzi, è molto molto difficile. Poi se dovesse accadere tanto meglio. Ma ad avvalorare questo, difficile. Michele, vorrei ricordarti che qualche settimana fa parlavamo della svalutazione di Mbappé da cifre astronomiche, 120 a 60, la metà. Perfetto, quindi se tutto si è mediato, allora c'è anche più potere d'acquisto milioni. Per la Fiorentina, no? 50 milioni, Belotti 150. Ecco, Belotti 50. Però non puoi vendere Chiesa a 70. Certo, però dico, se tutto si è mediato in questo senso, allora chi ha moneta sonante ha anche più potere d'acquisto. Credo sia la base dell'economia, no? Vabbè, io... Tu stai a vedere. Ce l'ha la Fiorentina la moneta sonante? Io non lo so mia, eh. A gennaio si parlava di vendere... Ha speso 70 milioni a gennaio. 70. Amrabat. Ha speso 70 milioni. Ragazzi, ha speso 70 milioni a gennaio. E quindi non è che ne possa spendere tanti nella, ha detto nella, farà un gran mercato. Mercato. Barone ha detto prenderà un grande giocatore a livello tecnico. Io vi parlo di cronaca. Greta. Vi leggo questo messaggio: compriamo Tonali e facciamo un centrocampo stellare e teniamoci gli attaccanti che abbiamo. Vuoi vedere che arriviamo in alto nella parte sinistra della classifica? Secondo te, Michele Tossani, c'è da rinforzare il centrocampo rispetto all'attacco? Non rispondere ora, rispondi dopo, la pubblicità, dopo la pubblicità, perché ieri sera abbiamo fatto casualmente, visto che lunedì c'è Fiorentina-Brescia, poi entreremo un attimo nel dettaglio di questa partita, e ci dovrebbe essere, perché Tonali ha recuperato dalla botta, oggi il Corriere di Brescia diceva che sarà sicuramente della partita lunedì. Abbiamo fatto un confronto proprio tra lui e Castrovilli, sempre in base ai numeri, ed è un confronto che, se ti permettesse di farli giocare assieme, con Amrabat, Castrovilli e Tonali, signori che centrocampo. Ma prima la pubblicità, poi torniamo. Ha lasciato un messaggio a proposito di un pacco che doveva arrivare oggi. Ha detto di metterlo da una parte e di non preoccuparsi. Dico, ha parlato così di un bambino. È evidente che considera il procreare una cosetta da niente. E ora noi cosa dovremmo farci con lei? Prendila su, no? Tu prendila su. E anche per sogno non la prendo. Guarda che l'hai trovata tu. Domenica, 22:45, Toscana TV. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni.
tutto mi sembrava diverso. Mi sentivo di cattivo umore. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Nel tuo primo giorno di scuola eravamo già con te. Quando svegliarsi la mattina era una sfida, noi eravamo lì. Siamo stati con te nelle gioie e nei momenti difficili. Nella nostra regione, nella tua città, nel tuo paese. Anche quando essere vicini è diventato difficile, noi ci siamo stati e ci saremo. Dal 1966, autocarrozzeria La Nuova, riparazione autovetture, veicoli industriali e isotermici, verniciature a forno, attrezzatura telai, sistema IOSAM. Vi aspettiamo a Larciano, in via Marconi. L'autocarrozzeria La Nuova di Larciano, oltre al lavoro di carrozzeria, ha attivato un impianto di verniciatura a polvere elettrostatica per la verniciatura di tutti i tipi di metalli, infissi e oggettistica di ogni tipo. Anche quest'anno, ricordati, puoi aiutare ad aiutare senza spendere nulla, donando il 5 per 1000 delle tue imposte a sostegno dei progetti di Anteas, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà. In Toscana sostieni Anteas, riportando sulla dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'Anteas Toscana. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Grazie a dentisti costantemente aggiornati e attrezzature di alto livello tecnologico, nei centri odontoiatrici Iris è possibile ritrovare il sorriso mediante cure per salvare i denti o, se troppo tardi, per sostituirli con l'implantologia. Nei casi più complessi e clinicamente idonei, il dottor Cesare Paoleschi effettua riabilitazioni anche con la tecnica degli impianti zigomatici. I centri Iris sono in Toscana e Liguria. Pronti via Verona Cagliari, Verona in grande spolvero con Sofyan Amrabat che va alla prima conclusione dalla distanza, neanche un minuto di gioco, Cagliari già in ambasce, il Verona in possesso della situazione di casa, il Verona potrebbe avere un po' di Europa negli occhi, ecco, lei sì potrebbe avere un po' di Europa negli occhi. Ha fatto una gran parata Cragno, bella parata. Beh. Dicevi Greta, stavamo facendo rispondere sì, Michele Tossani. Riguarda il centrocampo della Fiorentina, se deve essere rinforzato rispetto all'attacco. Guardate la forza dei nostri ascoltatori, pur di non perdere Verona Cagliari cambia anche postazione al volo Michele Tossani, è dotato di ruote, poltrona con ruote, passa da una parte all'altra pur di poter partecipare alla trasmissione e vedere sì. Verona Cagliari. Vai Michi, vai. Sì, perché da zona di qua poi... Io mi chiami per fare le analisi, le partite le devo vedere. Certo, non mancherebbe anche altro. Non posso. Vai. C'era solo il grande Brera che a volte scriveva anche cose che non aveva visto, no? Se non mi ricordo male. E si incazzava come una iena. Comunque, quando glielo dicevano, però era vero, ecco. Ho letto il libro di Sconcerti, diceva così. E per quanto riguarda non la si domanda, sono mai molto amati loro due domanda, per cui io credo che la Fiorentina debba rinforzare tutto, non il centrocampo invece dell'attacco, la difesa invece del cioè la Fiorentina deve rinforzare tutto, e se nel rinforzare tutto gli capitasse per strada io prenderei anche un altro portiere. Questa è un'idea per niente peregrina che ogni tanto fa capolino nelle riunioni di mercato per quello che riguarda la Fiorentina. Sarà interessante cercare di capire se davvero succederà oppure no. Vittorio, dicevamo che lunedì potrebbe anche essere
lo scontro Castrovilli-Tonali, che è innegabilmente, Vito, dal punto di vista della nazionale, una delle idee, se non forse l'idea più concreta che Mancini ha per il prossimo europeo. Tonali, Castrovilli in azzurro, secondo me sono tanta roba. Vuoi vederli analizzati dalla Lega con i loro numeri, come abbiamo fatto ieri sera? Mi interessa vedere il tuo giudizio. Allora, Castrovilli centra 76 dribbling su 103 che ha fatto, Tonali 32 su 40. Tonali perde 39 palloni contro i 63 di Castrovilli. Castrovilli fa 30 tiri per fare 3 gol, Tonali 19 per farne uno. 23 anni Castrovilli, 20 Tonali, assist 2 Castrovilli, 5 Tonali. Le cifre vanno sempre interpretate. Vittorio Betti come le interpreta? Le interpreto in due modi. Intanto, Castrovilli e Tonali sarà difficile che si trovino vicinissimi, malgrado le restrizioni Covid, ma comunque in una porzione di campo diverse, perché secondo me sono due centrocampisti da caratteristiche diverse, cioè Tonali sta davanti alla difesa, Castrovilli sta una ventina di metri più avanti. Quindi questo secondo me incide molto. La seconda considerazione è anche il gruppo, cioè Tonali è una cattedrale secondo me nel deserto, perché effettivamente, con tutto il bene che possiamo avere nei confronti del Brescia, non mi pare che sia una squadra altamente competitiva, escluso diciamo la fantasia e il fosforo di questo giocatore, di questo ragazzo di 20 anni. Dico che quello che mi mette un po' in preoccupazione è che, a parte che Castrovilli, giocando 20 metri più avanti, è portato a sbagliare un po' di più, però secondo me quella grafica in cui si dice che 63 palle perse, se non vado errato Giorgio, eccole lì, palle perse 63 contro le 39 di Tonali, diciamo che queste 63 spesso sono anche un pochino più diciamo importante rispetto a quelle che può perdere Tonali 20 metri più indietro. Ma per il resto io credo che la coabitazione, se tu vuoi arrivare a questa domanda, fra i due giocatori in una ipotetica e futuristica Fiorentina potrebbe esserci, perché chiudi gli occhi e pensa un Tonali davanti al terzetto, al quartetto, quello che vuoi, difensivo, e un Castrovilli che sta a centrocampo, è tanta roba. Credo che se arrivasse la Fiorentina a questa soluzione di questi due giocatori, avrebbe bisogno a centrocampo di un vero, anzi verissimo playmaker, perché Castrovilli deve migliorare proprio in questo senso qui. Cioè non è il playmaker nella sua caratteristica tradizionale, secondo me, sbaglierò, chiedo anche ai colleghi e agli amici in studio. No, sono due giocatori che si possono essere complementari, nel senso che Tonali preferisce fare un po' da regista, giocare dietro davanti alla difesa e fare i lanci lunghi per i compagni. Castrovilli è un triplomane, uno che fa un po' da trequartista, il numero delle palle perse si può essere dedotto anche da questo, che dribblando spesso e volentieri probabilmente perde la palla con maggiore facilità. Però devo dire che Tonali, Castrovilli e Amrabat sarebbe un centrocampo non da poco. Solo che credo che Tonali sia già dell'Inter, quindi sì, no, ma questo... si parla di Tonali, Castrovilli e Amrabat, ma credo Enrico, è arrivato per te un messaggio, una foto da un telespettatore. Il gusto CR7 è disponibile solo nel cono per mancanza di coppe. Ah, bellissimo, questo è fenomenale. Il gusto CR7, questo domani lo leggiamo anche Angelo Polli. Solo nel cono per mancanza di coppe. Bellissimo. Mi complimento col telespettatore. Non si sa che gusto sia, però no, il gusto sì. CR7. Sicuramente poi. Deve essere tendente all'amaro il gusto CR7. Diciamo che con la ripartenza non si sa neanche che giocatore sia, perché Sarri lo vuole far giocare in un modo diverso. Vendilo, se tieni questo allenatore, vendilo. Se mi danno 130 milioni, ma vendilo, lo porti tu. Ascoltami, Gabriele, o cambia allenatore. Ieri sera non ti ho sentito nell'analisi di Castrovilli Tonali, fermo restando il fatto che credo che la coppiata nella Fiorentina sia
pressoché impossibile, purtroppo, però in chiave nazionale. No, c'era arrivata la Fiorentina prima a livello di trattative, però giustamente l'Inter... Mi pare che sia stato il ragazzo che ha detto di no. Esatto, quindi insomma, peccato. Questi numeri tu li leggi come? Poi vado dal re dei numeri che è Michele Tossani. No, indubbiamente i numeri talvolta nascondono la verità, in questo caso se per prima forse erano un po' ingenerosi, no? Riguardo Frank Ribéry anche lì, e per Castrovilli e Tonali senz'altro sono numeri che raccontano due giocatori giovanissimi, un 97 e un classe 2000 rispettivamente. Ne preferisci uno all'altro? Difficile. Io preferisco Castrovilli perché mi sembra un nuovo modo di interpretare il ruolo del centrocampista. È forse un profilo che non si è mai visto sui campi da calcio. Si usava un termine prima in spagnolo, il todocampista. Forse Castrovilli ha fatto una rivisitazione di questa terminologia e l'ha alzata di livello. Tonali ricorda molto Verratti e Pirlo, no? È una fusione tra loro due come profili e sono fortissimi entrambi. Io credo che l'Italia, se, come nazionale intendo, se schiererà Tonali, Castrovilli, Zaniolo, insomma, forse per gli europei possiamo anche dire la nostra. Michi, questi numeri? Ma sono d'accordo con quanto è stato detto finora, anche quello che ha detto Gabriele, cioè Tonali è un play, comunque puoi trovare un altro giocatore con quelle caratteristiche, chiaramente magari non forte come lui purtroppo, però Castrovilli invece è uno di quei giocatori, fatte le debite proporzioni, però come caratteristica alla Pogba, che ti permette di risalire il campo palla al piede, quindi anche se prendi la palla troppo in basso e gliela dai a lui, poi lui te la porta avanti col dribbling e con gli strappi. E certo, come avete detto voi, difficile che venga a Firenze, però ecco, se fosse Thiago Silva in difesa, Amrabat, Tonali e Castrovilli a centrocampo e Belotti davanti, comincerebbe a essere una signora squadra. Michele, ti dicono Torreira, Tonali, Amrabat, Castrovilli, come ti sembra sempre a centrocampo? Torreira. Aspetta, non ho capito Torreira. Chi? Torreira. Ex Samp in forza all'Arsenal. Torreira! Sempre quei tre nomi che hai già detto te. Torreira, Castrovilli. Anche lui bisogna vedere, cioè c'ha uno stipendio indifferente di all'Arsenal, se non sbaglio. Quello andava preso prima che lo prendesse la Sampdoria, perché comunque tu lo avresti scoperto prima, poi te l'avrebbero richiesto all'estero, a quel punto avresti deciso cosa fare. Ma una volta che è arrivato alla Sampdoria, si sono buttati sopra i top club europei e soprattutto con le squadre inglesi, con i soldi che gli dà Sky Inghilterra alle società inglesi, non puoi fare concorrenza. Le squadre inglesi sono come le italiane negli anni '80, non puoi fare concorrenza. Mentre Vittorio, Fiorentina-Brescia, cosa ti aspetti dalla Fiorentina? Sì, te lo dico subito, volevo fare un'integrazione a Michele. Sì, assolutamente. 200.000 l'ingaggio di Torreira all'Arsenal, insomma, è fantacalcio, quindi non si discute nemmeno, parliamo d'altro. Fiorentina-Brescia, mi chiedono che partita sarà, ma è una partita per pochi intimi, nel senso che, a parte le porte chiuse... Avevi già accennato anche lo scorso sabato, però insomma... Sì, perché è una partita, mamma mia ragazzi, e qui si parla di finale di Coppa Italia, eccetera. Io credo che il Brescia sia una delle peggiori squadre del campionato di Serie A. Tonali, come ti pare, o chi per esso possa giocare, chi ti pare. Non mi sembra che sia un problema. La Fiorentina ha un obiettivo ed è quello che a quota 30 bisogna scappare di lì, perché la situazione può essere in teoria pericolosa ancora, perché la matematica non è un'opinione. Quindi io credo che non ci siano assolutamente problemi, anche se questo purtroppo, questo qui di adesso, è un altro calcio. Io oggi ho visto molte partite di Serie B, ieri ho visto Spezia-Empoli, per 45 minuti mi sono addormentato sul divano perché i giocatori distavano 4 miglia marine l'uno rispetto all'altro e facevano tutti dei track ballac in mezzo al campo, quindi è un altro calcio, ma credo che poi alla fine, come è successo oggi anche in Serie B e come è successo anche a Torino, qualcuno segnerà, e credo che sia proprio la Fiorentina, perché il Brescia credo ormai sia non con un piede, con tutti e due in Serie B. Guardate, questa è la classifica che Massimo Brigato
che con Leo questa sera ci gestiscono, manda puntualmente in onda. Il Brescia è ultimo a 16, la Spal è a 18, poi c'è un buco dove vanno a distaccarsi Lecce, Genoa 25, Sampdoria 26. Il Torino ha perso una grande... è aggiornato, vero, con il punto del Toro, vero Massimo? Sì. Il Torino oggi ha perso una grandissima occasione non facendo bottino pieno in casa, perché la Sampdoria è vero che gioca con l'Inter, però poi quando si ripartirà il Lecce potrà andarli a prendere in modo particolare. Il vantaggio del Verona con Amrabat, no, non è Amrabat, ma è vantaggio del Verona col gran colpo di testa su cross di Amrabat, il gol è di Lazovic, o di credo, o di Carmine. Boh. Comunque è Verona 1, Cagliari 0, come di Carmine. Come detto, il cross di Amrabat e gol di Carmine, attenzione perché il Cagliari piglia il fittone a scendere. E vista la classifica che avete visto, è problematica per la squadra isolana che quest'anno festeggia il 100° anniversario, ma Walter Zenga un po' inesperto da questo punto di vista. Il cross era di Lazovic su imbeccata di Amrabat e poi il gol di Carmine. Verona 1, Cagliari 0 e siamo al 13° del primo tempo. Gestisci, Gabri, Ribéry? Cioè, Chiesa Vlahovic lunedì? Per forza, non vedo alternative. Chiesa Vlahovic e Ribéry, vediamo un attimo se partirà dal primo minuto. No, secondo me no. Anche secondo me non lo rischieranno dal primo minuto, quindi Chiesa Vlahovic è scelta obbligata. Torna Paloscia lunedì, assieme a Roberto Galbiati. Assieme a Roberto Galbiati, sia Roberto Galbiati che Raffaello Paloscia, puntualissimi lunedì alle 19:30. Devo rimediare, hanno avuto un monte di ferie e ora tutti i giorni. Sempre, ora poi saranno detto. A proposito, ringrazio già tutti i colleghi della televisione che per lunedì in modo particolare sopportano cambi di palinsesto, riduzioni di orario per permettere di andare a raccontare la prima partita post-Covid della Fiorentina. Ma ringrazio anche chi ha subito spostamenti, ad esempio Vittorio Betti, che è sceso dal sabato al venerdì con Giallo Toscana, proprio perché dalla prossima settimana noi il sabato andremo fin verso mezzanotte seguendo tutti e due gli orari delle partite, così il sabato, così la domenica e così anche a partire dal 1° luglio il mercoledì. Questo proprio per cercare di rimetterci in pari con una buffata esagerata da astinenza di calcio. Notte bianca a tutto gol. Più o meno. Scusate, posso farvi una domanda? Tutto gol. Prego Vito. Voglio capire, non rischiano Ribéry perché sta poco bene? Cioè lo chiedo, no, ironicamente. Secondo Giancarlo Antonioni ha qualche dolore ancora all'arto infortunato. No, perché qualche, se stesse bene... Qualche contrasto non lo affonda per un pochino di timore, ma probabilmente, Vittorio, si dà più importanza alla trasferta a Roma contro la Lazio che non alla gara casalinga contro il Brescia. Ed è un errore madornale. Dico io, dico io. Perché i campionati che fanno Lazio e Fiorentina sono completamente diversi. Quindi se la Fiorentina ha bisogno di fare dei punti, perché ne ha 30, forse ce ne siamo dimenticati, ma l'ho detto poco fa, e quindi ha bisogno di punti, li deve fare col Brescia, capito? Quindi deve giocare con la migliore squadra, la migliore formazione, contro il Brescia. Lazio-Fiorentina, quello che ottieni, benissimo, io spero di no, dico simpaticamente, ma dico che i campionati sono diversi, sono gli obiettivi diversi, devi far punti laddove ti torna meglio a te per la classifica, e la partita col Brescia è proprio questa, secondo me, poi sbaglierò clamorosamente. Enrico, d'accordo? Poi andiamo da Gabri? Sì, cioè la partita della Fiorentina è il Brescia, non la Lazio. In linea di massima sono d'accordo con Vittorio, solo che penso che Ribéry, che sappiamo che sono 7-8 mesi che non gioca per le gravi infortunio che ha subito, probabilmente lo vogliono un pochino, soprattutto all'inizio, centellinare. Quindi io credo che, secondo come si mette la partita, può entrare a partita in corso, perché è uno che può anche
cambiare il risultato di un incontro. Gabri. Mi accodo, io credo che sia scisso il concetto del Fiorentina che lo preserva in vista di Roma, cioè Antognoni giustamente fa anche un po' di pretattica in tal senso. È chiaro che la Fiorentina deve fare punti assolutamente in casa contro il Brescia, è una partita importantissima anche in virtù del fatto che il Brescia fondamentalmente è l'ultima spiaggia, perché col pareggio del Torino in casa con Parma ha ancora qualche lumicino di speranza, se la gioca tutta a Firenze, quindi insomma sarà una gara, credo che dal tono agonistico, soprattutto da parte delle rondinelle, importante. E visto che Ribéry è comunque acciaccato, partiamo con Chiesa e Vlahovic e poi vediamo a partita in corso. Allora, un po' di commenti su Ribéry dicono che Ribéry fa la differenza con questo tipo di calcio. Poi Enrico Rositano arriverà in finale di Champions. Chi? La Juventus, ovviamente. Mi ero dimenticato che deve ancora arrivarci, perché ero convinto che l'avesse già vinta. No, ma ero convinto che l'avesse già vinta. Doveva vincere la Coppa Italia, però. Appunto, io ero fermo al sestuplete di Angelo Pollina. Se cambia qualcosa nell'ambito delle squadre viste contro Milan e Napoli, sicuramente potrà lottare per arrivare anche in finale. Però deve cambiare parecchio Sarri e devono cambiare parecchio alcuni giocatori. Enrico, questo te lo devo chiedere. Chiedimi. Secondo te c'è unità di intenti tra guida tecnica e squadra? Non credo proprio. No. Traversa Verona. Perché ti intrometti su argomenti? Io credo che Sarri abbia perso molti dei giocatori dello spogliatoio. Si parla che ci sono state delle litigate feroci. Oggetto proprio prima su come di entrare, mi fai giocare. Prima di entrare in campo col Napoli, e si vedeva che la squadra, sinceramente, a parte i tocchettini che faceva, il possesso palla lo potevo tenere anch'io in quel frangente, anche perché abbiamo parlato tanto di Gattuso, ma non abbiamo detto che al di là di tutte le elogi che gli sono stati dati, gli sono stati fatti, ha adoperato molto la furbizia dell'uomo del sud, la furbizia di non ha fatto assolutamente il catenaccio. Ha ragione Michele, perché appena ha avuto l'occasione è sempre andato avanti con tutta la squadra, quindi faceva un po' a fisarmonica avanti e dietro, faceva sfogare col possesso palla sia e poi Inter, faceva il punturone sia Inter, di Vai, il punturone. Sia Inter, che Juve, e poi quando poteva tirare il punturone, come diceva Pollin, ha sempre cercato di tirarlo. Alla resa dei conti è la squadra che ha meritato di più la Coppa Italia. Bene Impero era anche nelle file del Verona, ex. Bene. Michele, ti chiedono come sta giocando il Verona e il Cagliari e se Amrabat si sta confermando. Ma il Verona era una squadra, diciamo... Cioè, ci sono due squadre che io vorrei attenzionare, come dicono quelli bravi, sono il Verona e l'Atalanta, perché col fatto che i giocatori sono stati fermi 3 mesi, col fatto che ci sarà calda e umidità, due squadre che puntano tutto sul ritmo potrebbero essere in difficoltà. Per ora non si è vista questa difficoltà, cioè il Verona sta tenendo un ritmo alto, più alto, è chiaro, sono passate 2 ore dalle 7:30, che poi sappiamo essere le 6:30 dal punto di vista solare, comunque un ritmo più alto rispetto a quello tenuto da Torino e Parma. Amrabat sta facendo la solita buona partita, il Cagliari sta giocando bene Badu, anche se ora mi sembra si sia fatto male, che comunque era rientro, ha avuto anche lui gravissimi problemi familiari, lo sappiamo. Per quanto riguarda il Cagliari non so chi sono gli altri, perché l'altra squadra non è pervenuta. Neanche l'allenatore? L'allenatore chi è? Quello che è inquadrato ora. Quello che anche secondo Vittorio credo che non ci sia un grosso giudizio. Personaggio TV. Vittorio, Vittorio ha una mimica che risponde. No, ha detto che quando arrivò a Palermo, tra l'altro mi pare abbia resistito 3 giornate, ma neanche più o meno. Perché fu esonerato prima che cominciasse il campionato, non mi ricordo, ma fu una specie di meteora. Ecco, pensate. Ti ricordi che si era pitturato la barba? Ti ricordi che si era pitturato la barba? Come no? Ecco un giocatore che io in chiave fiorentina attenzionerei, prendo in prestito
la terminologia di Michele, ed è João Pedro. Questo è un giocatore che, per esempio, nel Cagliari ha fatto la differenza, sì, fino a che un signore che era, vidi uno striscione, no? 4 o 5 mesi fa, Maran santo subito, dopo una settimana è stato esonerato, evidentemente non ha portato bene nemmeno quello striscione. Ecco, ma João Pedro è un giocatore che secondo me potrebbe servire anche alla Fiorentina, in chiave numero 9, sto parlando. La sensazione è che se arrivasse una tipologia di giocatore come questo potrebbe essere un chiaro indizio di chi è l'allenatore, perché non è certo Beppe Iachini e non è certo nessuno dei nomi che si fanno, tranne uno, secondo me, per la panchina della Fiorentina. Perché secondo me se arrivasse João Pedro, uno come Juric è perfetto, secondo il mio modo di decodificare. Io prenderei Maran, Giorgio, io sceglierei Maran, a me piace molto Maran. Potrebbe anche essere Maran, che se... Sembra non avere proprio il profilo, chiamiamolo così, il profilo aziendale, via. Sembra essere ritornati ai tempi dei Della Valle, quando si parlava di progetto, di screening aziendale. Ah, allora se sono tornati a quei tempi va benissimo. No, per carità. No. Nuovo deve essere, nuovo, okay. Che nuovo deve essere, nuovo sia. Greta, vai. Chiedono sempre Enrico Rositano, il nuovo mister per la Juventus. Eccoci, del prossimo campionato. Maranno, non si è detto buono. Va avanti. Il nuovo mister? Juventus. Io mi fido della società, quindi lo lascio scegliere a loro. Hai dei nomi, delle idee? No, certamente. Ma ti fidi di Paratici e Nedved? Si parla molto di Pochettino, ma a me sinceramente, personalmente non piace, ma non sono io a scegliere l'allenatore della Juve, quindi mi sono affidato alla Juve anche per Sarri. Ha sbagliato, ho capito che ha sbagliato, però mi fido della società. Se vince la Champions sono eroe, aspetta, dai. E giustamente Gabriele ti riporta al ragionamento risultato. Se vince la Champions? Anche se vince il campionato. Secondo me se vince il campionato. Se vince la Champions ha vinto la lotteria. Mi sembra stia diventando difficile. Si devono svegliare i giocatori. Se la vogliono vincere i giocatori, probabilmente ci sarà qualche speranza. Con le trovate di Sarri credo sia difficile. E sei preoccupato anche per il campionato? Per il campionato un po' meno. Perché? Rispetto... Hai un punto solo di vantaggio, eh? Sì, ho un punto solo, ma si lotterà fino alla fine, insomma. Poi può essere anche la Lazio, sarà tanto di cappella la Lazio. Però devo dire che ho più speranze per lo Scudetto che non per la Champions. Per lo Scudetto, Vittorio, la tua Lazio la tieni dentro o la lasci fuori? Dobbiamo tenerla dentro, perché con una differenza di un solo punto fra due squadre, insomma, mi pare che questo duello andrà avanti per molto tempo, secondo me. Però devo dirti una cosa, cioè che io non ho visto, ne ho avuto occasione, non l'abbiamo avuta nessuno di noi, l'occasione di valutare il momento della Lazio, perché è ancora un po' troppo presto per capire. L'abbiamo invece visto la Juventus, e io sostengo questo, che se una squadra come questa, cioè come la Juventus, ha un possesso di palla del 90% in tutte le partite e fa 3 tiri in porta in 180 minuti, sono un pochino più ottimista, perché in fin dei conti la pericolosità della Lazio... Raddoppio del Verona, gran lavoro in possesso palla della squadra di Juric, e poi una botta micidiale da fuori ancora di Samuel Di Carmine, doppietta per lui, ex Viola e Cittadella. Credo che sia la seconda doppietta che fa quest'anno, credo Di Carmine. Anch'io. Mamma mia, che lavoro in possesso palla di Lazovic, e no, che Verre, botta Verre, da Verre, fuori. Verre in percussione. Verre, non era Lazovic, Verre, e poi Di Carmine da fuori, una botta secca, non c'è spazio per il Cagliari. E scusate se quando dicevamo in anticipo qualche cosa, poi in effetti tutto succede. Ma non è Di Carmine. Di Carmine. Sì, Samuel Di Carmine. Sì. Numero 10. E il presidente Setti applaude, anche perché vede decuplicato il costo di Di Carmine preso a zero. Applaude perché ha fatto una squadra a 0 euro e potrà pigliare diversi quattrini dalle cessioni. È una squadra fatta con 0 euro. E ora si ritrova una squadra quasi... Pensa se arrivasse in Europa, Michi.
Sarebbe un trucco. Sai perché dico perché dico questo? Perché giustamente con la classifica è un ragionamento che va fatto. Il Napoli ha vinto la Coppa Italia, libera un posto. Sì. Le prime quattro vanno sempre in Champions, ma c'è un posto in più in UEFA, avendo vinto il Napoli la Coppa Italia. Per cui fra Atalanta, Roma e in questo momento Verona, c'è un due su tre vanno in Europa. Il Verona è a un passo dall'Europa, è a un passo dall'Europa anche il Milan, se non ricordo male la classifica. C'è da dire che chi subentra al Napoli deve fare i preliminari. Va bene, quindi il Milan sì che ha due punti dal Verona, 36. Anche chi è che dicevi, Michi? No, a questo punto, soprattutto per come giocano, ci può credere anche il Bologna. E allora a questo punto lo devo fare, poi andiamo in pubblicità. Gabriele Caldiero, no, Massimo, restami con la classifica per cortesia. Alla luce di questo risultato, il Verona è a 38. Sì. La Fiorentina lunedì vince con il Brescia, va a 33. Perché non crederci? Sognare è gratis, il tifoso è razionale. Chiaro, se la Fiorentina dovesse vincere con il Brescia, la matematica dice che la lotta è aperta. Passi Cagliari, che metti nel mucchio. Sì, certo, certo. Realisticamente parlando, io credo che parlare quest'anno di Fiorentina qualificata in Europa sia abbastanza utopico. Però bisogna anche considerare che questo campionato, questa seconda fase, di fatto è un'incognita per tutti. Quindi potrebbe succedere l'imponderabile. Io sinceramente rimango coerente con quel che dico. C'era chi parlava di 24 punti, no? Certo. Di tabelle. Io ho detto 13. Vediamo. Il tempo è galantuomo e darà le risposte. Così come ti ha dato poi ragione le notizie dei giorni scorsi che hanno confermato in pratica l'ingresso di Michele Frattini nello staff dirigenziale della Fiorentina con incarico specifico di seguire sia Giancarlo Antonioni che Daniele Pradè sì. nella realizzazione delle operazioni di mercato. Bello perché era passato un anno, eravamo proprio qui in studio, ricordo c'era... Non ancora? Era un anno fa? Un anno fa preciso, sì. Sono andato a rivedere le date, era un anno preciso, abbiamo dato in anteprima questa notizia dell'ingresso... Ci ha impiegato un anno questa notizia a diventare vera. Ha avuto un po' però, di gestazione. Ecco, però... l'hai data con tanta lungimiranza. Sì, ecco, poi l'hai preso. Ora magari servirebbe un'altra trasmissione per raccontare un po' tutti sì, gli intrecci che ci sono stati. Però posso dire che è una bella soddisfazione. Per te sicuramente, per Michele anche, che ci teneva tantissimo. E auguri a lui di buon lavoro. Siamo stati lunghi su questo blocco di pubblicità. Massimo Brigato, scusa, a te. Ha lasciato un messaggio a proposito di un pacco che doveva arrivare oggi. Ha detto di metterlo da una parte e di non preoccuparsi. Dico, ha parlato così di un bambino. È evidente che considera il procreare una cosetta da niente. E ora noi cosa dovremmo farci con lei? Prendila su, no? Tu prendila su. E anche per sogno non la prendo. Guarda che l'hai trovata tu. Domenica, 22:45, Toscana TV. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Tutto mi sembrava diverso. Mi sentivo di cattivo umore. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Anche in questo tempo di pandemia, le misericordie della Toscana sono ovunque accanto a te. Sostienile. Dona il tuo 5 per 1000 alla misericordia più vicina a te. Ovunque accanto a te. Misericordie Toscane, ovunque accanto a te. Anche quest'anno ricordati, puoi aiutare ad aiutare senza spendere nulla, donando il 5 per 1000 delle tue imposte a sostegno dei progetti di Anteas, Associazione Nazionale Tutela Età Attive per la Solidarietà. In Toscana sostieni Anteas, riportando sulla dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'Anteas Toscana. Un'eccellenza prodotta solo in Toscana da Mani Toscane.
Un prodotto con origini centenarie legato alla sua terra. Un gusto unico e inconfondibile, bandiera della Toscana nel mondo. Prodotta seguendo il disciplinare di produzione, garanzia di tutela e sicurezza. Con la Finocchiona IGP porti in tavola il sapore e il gusto autentico della Toscana. Finocchiona IGP. Che spettacolo! Il sorriso è il segreto per rendere la vita più allegra. Sorridere è il regalo più grande che possiamo fare a noi stessi e agli altri. Lo studio dentistico diretto dal dottor Alberto Borgioli mette a disposizione soluzioni impianto protesiche avanzate, compresa l'innovativa impiantologia zigomatica per i pazienti con atrofia del mascellare. È attivo un settore ortodontico che si prende cura del sorriso dei vostri bambini attraverso l'utilizzo di dispositivi di ultima generazione con alta predicibilità di risultato anche nei pazienti adulti, personale qualificato e tecnologia all'avanguardia. Ammoniti Nandez e Badu per reciproche scorrettezze in Verona-Cagliari, 33esimo del primo tempo, 2-0 per il Verona. Verona che ha già messo, sembra, in ghiacciaia la partita. Complimenti a Juric. Michele, ti aspettavi che tenesse così il Verona? No, era un po' un'incognita perché, ripeto, essere stati fermi per tre mesi secondo me poteva aver inciso negativamente su squadre come il Verona e l'Atalanta, però vedo che il Verona tiene un gran ritmo lo stesso, soprattutto rispetto a quelle che si sono viste. Perché va a vedere il VAR l'arbitro di Verona, Manganiello, signor Manganiello. Va a vedere il VAR e potrebbe cercare un rosso. Sì, sì, lo è. Secondo me lo è. Un rosso su per un giocatore del Verona, credo, che mi pare Borini. Sì, se credo sia Borini, ma per però grave fallo di gioco. Aveva calciato la palla. Sì, ha preso prima la palla, però poi l'ha preso. Vediamo che cosa decide. Non facile. Probabilmente nulla. La va a rivedere perché effettivamente non è facile, perché ha ragione Michele. Prima prende la palla pulita, però poi il piede è cosiddetto su Marco Rog, il piede a martello, come si dice in gergo, potrebbe essere un grave fallo di gioco, quindi passibile di espulsione. Il VAR dice che è rosso, tira fuori il rosso, sì. Rosso per Borini e quindi Verona in 10. Prima applicazione di VAR in campionato per il post-Covid. Verona in 10, espulso Borini con il VAR. La spieghiamo bene? Bravo, spiegalo tu che sei un ex arbitro. No, allora, fondamentalmente non è stato preso in esame il concetto di genuinità che si differenzia tra doxo e spa, cioè azione promettente oppure vicina e probabile azione da rete. In questo caso siamo lontani da ogni tipologia di azione da rete per il Verona o per il Cagliari di circostanza, e quindi si valuta l'intervento di Borini, che anziché essere giudicato imprudente e quindi passibile di cartellino giallo viene considerato un grave fallo di gioco e quindi espulsione. L'intervento è bruttino, onestamente, sinceramente l'intervento. Cioè, questa è l'interpretazione regolamentare. È vero. Però non credo che sia volontario. No, per carità, lui però... ha preso la palla e poi è scivolato col piede che non... Credo che non sia stato intenzionale. No, credo anch'io che Borini, insomma, non avesse la volontà di fare un intervento così scomposto, però fatto sta che, insomma... Personalmente mi sembra un po' esagerato. Il regolamento parla chiaro, anche Rebic non aveva la volontà di far del male all'avversario. Bravo. In Coppa Italia ha fatto un intervento scomposto, ma deve essere punito secondo me col cartellino rosso. Il regolamento, che chiedo aiuto a Gabriele, e mi sembra parli molto chiaro, no? su questo piano. Sì, esatto. Cioè... L'esempio, il paragone è calzante, Sì, no, il paragone è giustissimo, anche perché, ribadiamo, il concetto che Borini ha interrotto un'azione di Rog che non era, diciamo, verso la porta, in prossimità di, non c'era chiaro possesso del pallone, non si va a guardare la genuinità dell'intervento alla ricerca del pallone o la non genuinità, quindi tra spa e doxo in regolamento, tra ammonizione e espulsione. Qui si guarda solo l'entità dell'intervento, che anziché essere giudicato imprudente da Manganiello e Lavar, quindi cartellino giallo, grave fallo di gioco, quindi espulsione. Questa è l'interpretazione che credo abbiano avuto Manganiello e Lavar.
Rositano, chi vuoi come giocatore visto che non vinci neanche con quelli che hai adesso? Tutti morbidi stasera per te, Enrico, eh? Tutti morbidi. Rimetta, faccio lo stesso discorso dell'allenatore, è la società a spendere i soldi, non li tiro mica io di tasca mia, non scelgo io, mi fido della società, quindi può sbagliare anche la società, e quando sbaglia io sono qua a dire secondo me ha sbagliato, però non entro certo nel merito di suggerire quali giocatori dei nomi non li hai? I nomi che vorresti no, alla frente, quelli che ho sicuramente sono imprendibili, quindi non mi piace Mbappé, non credo che possa. Chi? Mbappé. Che te ne fai? Ma me ne faccio rispetto a quelli che ho. Rispetto a quelli. Sì, però lei detto mi deve fare un commento. Mi piacerebbe, ma non credo che sia un giocatore da poter prendere. Se pigli Mbappé, mandi via Ronaldo, mandi via Dybala, mandi via tutti. No, Dybala io manderei via Ronaldo. Ah, siamo già arrivati a questo punto. Se mi danno 120 milioni. Sì, ho capito. È vecchio. È Napoleone. Se lo vuole andare via. Michele e Vittorio, osservando queste due partite, sia Torino-Parma che Verona e Cagliari, cosa ne pensate rispetto al gioco è cambiato rispetto al pre-Covid? Le differenze sostanziali? Michele, vai. Le differenze sono che vanno alla metà della velocità di prima, o comunque per un ritmo più basso e... Per esempio oggi il primo tempo di Torino-Parma è stato inguardabile. Il Torino è l'unica arma che ha sempre avuto anche con Mazzarri, è quella di pressare, non pressava, il Parma nemmeno. A un certo punto ognuno stava nella sua metà campo e credo che ci vorrà ancora qualche settimana prima di portare le squadre a regime. Il problema è che poi giocano ogni tre giorni. E credo che i giocatori debbano ancora riprendere le distanze, le distanze con gli occhi, il contatto con la palla e con i compagni e con gli avversari, cioè ci vorrà un po' per rivedere il calcio di prima. Io credo faccia fede quello che si è visto in Germania, dove comunque la ripresa del campionato, anche i portieri oggi l'abbiamo visto, si sapeva sarebbero stati i primi ad andare in difficoltà, anche oggi a Torino non è che sono stati esemplari. Però sempre ha parato rigore, eh. Va visto con un occhio diverso. Vitto? Sì, ha ragione Michele, perché sì, ho capito che è stato parato un rigore, ma nel traffico i portieri stanno lavorando in maniera molto diversa. Fino ad ora è un altro calcio, forse più vicino al subbuteo, perché diciamo ci sono dei contatti automatici, ma se passano ore in cui non si vede niente, in cui c'è una sorta di letargo, di letargia totale, ma è giustificata, non credo soltanto dal problema della mancanza di allenamenti veri o di partitelle o di diciamo avvicinamento a questa riapertura. Il problema è, secondo me, anche molto psicologico, perché le distanze sì, ci sono ancora e devono esserci. E volevo fare solo una parentesi. A Napoli è giusto festeggiare una Coppa Italia, ma vedere migliaia di persone che stanno in mezzo alla strada in quel modo non è una situazione molto confacente all'emergenza che stiamo ancora vivendo e che io ho vissuto sulla mia pelle, e quindi voglio dire bisogna fare le cose con molta calma. Io Michele ho visto il campionato, la Bundesliga di oggi, ed è cambiato molto, però è passato un mese e mezzo dalla riapertura, esatto, delle ostilità, quindi ci vorranno ancora, esatto, 4-5 partite secondo me. Gabriele, mentre Fiorentina ti indicano Spalletti e in più Nainggolan, cosa ne pensi? Magari. Ti piace? Per... Magari entrambi, perché ora ribadiamo, a livello di cronaca Juric è il primo nome sulla lista per Daniele Pradè, Spalletti sarebbe un allenatore di caratura secondo me superiore, però con Juric forse puoi fare un concetto più a lunga scadenza. Per quanto riguarda Nainggolan, la Fiorentina ce l'è arrivata anche nella scorsa stagione, poi tutti sappiamo per via della moglie la scelta di cuore, che era quella di tornare a Cagliari per starle vicino rispetto alle cure, e quindi insomma Nainggolan non è venuto a Firenze soprattutto per questo motivo, però l'amicizia con
con Daniele Prades, non me lo fa escludere a priori rispetto a un suo eventuale approdo a Firenze. Certo è che sarebbe, a mio modesto avviso... C'è un gol del Cagliari. Scusa? Vai, c'è un gol del Cagliari. Ok. Insomma, a mio modesto avviso, Nainggolan, insomma, potrebbe arrivare però negli ultimi giorni di mercato se non avesse trovato sistemazione in precedenza. Sì, 2-1 con il gol del Cagliari che arriva proprio agli ultimi sgoccioli del primo tempo con Giovanni Simeone che riesce a mettere dentro un pallone vagante al dischetto del rigore e Simeone riapre la partita per Walter Zenga e i suoi. L'unica disattenzione della difesa del Verona nell'arco di tutto questo primo tempo. Greta, prego. In più andare in Europa sarebbe bello e se vinciamo contro la Lazio possiamo crederci, sarebbe bello da tifoso, da 14 anni non ho mai potuto ancora vedere la Fiorentina in ambiti europei. Se si vince con la Lazio, e questa è una, non credo che riguardi solo, non credo che sulle 12 partite che mancano si manca roba dura. Vincere a Roma, cioè la deve perdere la Lazio più che vincere la Fiorentina a Roma. Vittorio, la prima partita della Lazio di questa ripresa è con? Atalanta. Bergamo? Atalanta-Lazio? Atalanta-Lazio, poi Lazio-Fiorentina. Non è proprio una ripresa lentissima per la Lazio? No, due la belle partita prove, di Bergamo è una partita molto difficile perché c'è da capire anche sulla falsariga di quello che stiamo vedendo stasera del Verona, l'Atalanta che corre all'impazzata. Insomma è una trasferta un po' difficile secondo me per la Lazio, voglio dire non tanto la partita in casa di sabato prossimo, cioè quella appunto contro la Fiorentina, ma la partita di Bergamo secondo me è molto impegnativa. Posso fare una battuta? Cioè, come non vi piace Belotti ma prendete Juric? E allora c'è una distonia qui. Cioè, voglio capire. No, Vittorio, credo che tu non abbia ascoltato bene ciò che ho detto. Io ho detto che il primo nome sulla lista. No, non hai ascoltato. Il primo nome sulla lista di Daniele Pradè è Ivan Juric. Non ho detto io prenderei Ivan Juric. Ho fatto cronaca, che è diverso. Vabbè. Viva Pradè. Viva Pradè, vuole lasciare il segno. Si sta parlando di nomi fantasmagorici e poi arriva Juric, con tutto il rispetto per Juric, ma ne abbiamo già parlato sabato, è inutile ripetere il disco, ma Juric improvvisamente è diventato... Vittorio, hai parlato di Maran, non credo che Maran sia tanto superiore a Juric. No, assolutamente, ma Juric non è superiore a nessuno, ha vissuto negli ultimi tre anni di 8, 9, 11, 15, 35 esoneri, cioè, ma stiamo però scherzando. Però sta portando il Verona in Europa. Ma Maran, Maran penso che Vettore anche Maran era parlato subito, per il Cagliari, non per la Fiorentina. No, prima ha detto... Potrebbe essere un profilo anche per la Fiorentina. Questo ha detto. Prego? Hai parlato di Maran per la Fiorentina, te? Ho parlato di Maran perché piace a me, siccome ognuno esprime un giudizio, a me piace Maran, potrebbe essere un buon allenatore, secondo me. E voglio ricordare che, lo ripeto ancora, forse non mi avete ascoltato, tre mesi fa c'era lo striscione a Cagliari, Maran subito. È stato esonerato la settimana dopo, quindi voglio capire, cioè capito? Ora Juric è diventato il feldmaresciallo Rommel, benissimo. Evviva Pradè. Greta, spazio ancora agli amici a casa. 10 minuti alla fine della trasmissione e un minuto di recupero al primo tempo di Verona Cagliari. Si torna sempre sul caso Chiesa e chiedono se vale veramente 70 milioni. Questa è una domanda fissa, però Gabriele... 70 milioni 70 è la richiesta della Fiorentina. Il valore di mercato di Chiesa potrebbe essere questo, ma con tutta probabilità le nuove meccaniche. Finito il primo tempo, Verona Cagliari 2-1. Un bel primo tempo, sicuramente meglio Verona Cagliari di Torino-Parma. Torino-Parma nel primo tempo è stato imbedibile. Sì. Sulla valutazione di Chiesa, non mi sento di dar numeri, però se Belotti vale 100, Chiesa no, vale 70. Vabbè, allora se Belotti vale 50, Chiesa ne vale altrettanti quanto meno. Castrovilli? Molto di più. Di più di Chiesa? Credo proprio di sì. E secondo te quanto? Se Chiesa vale 70, Castrovilli?
Allora, 350. Io vabbè, ribadisco, se il termine di paragone è Belotti a 50, okay, allora Castrovilli può valere tranquillamente 75. Se invece il termine di paragone, che è quello reale, cioè che Chiesa vale una cifra realistica di 40 milioni e Belotti, siamo lì, 35-40, allora Castrovilli 50 milioni li può valere, per quello che ha dimostrato. E Vlahovic? È ancora troppo presto forse per parlare della valutazione di Vlahovic. Credo che ad oggi l'offerta della Roma registrata nel mercato di gennaio di 20 milioni sia forse il reale valore di mercato di Vlahovic, però la Fiorentina adesso non se ne priva assolutamente. È un 2000, tanti margini di miglioramento. Michele, chi preferisci tra Juric, Marande e Zerbi di Francesco Giampaolo per la Fiorentina? Madonna. Accidenti, aspetta perché non me ne ricordo mia. Juric Maran, che preferisce Vittorio, De Zerbi di Francesco Giampaolo. Ma a me Maran non piace molto. Di Francesco è uno che ha bisogno che gli venga costruita una squadra su misura, quindi avrebbe bisogno di altri 7-8 innesti per fare il suo calcio, perché se non gli fai fare il suo 4-3-3 va in difficoltà. De Zerbi fa un calcio completamente diverso e quindi sarebbe la scommessa più intrigante, più interessante, ma credo che sia in rampa di lancio, quindi credo che o rimane a Sassuolo o cerchi una squadra che sia direttamente coinvolta nell'Europa o giù di lì, anche perché è un nome abbastanza hot, come si dice in questo momento, nei circoli. Giampaolo potrebbe essere una buona alternativa, perché è un maestro di calcio, anche lui gli va fatta una squadra su misura, però in un ambiente come quello di Firenze, secondo me potrebbe trovare una sua identità, ecco, potrebbe ritornare a far vedere quello che aveva fatto vedere di buono con l'Empoli prima e con la Sampdoria poi. Vittorio, ti coinvolgo subito su una direttamente perché riguarda la te e ovviamente la Lazio in campionato. Se domani sera l'Inter vince con la Samp, quindi va a meno 6 dalla Juve e a meno 5 dalla Lazio, ti preoccupa? No, per il momento no, perché c'è veramente una frattura, secondo me, molto ampia, al di là del risultato che si maturerà a Bergamo, perché anche nel caso in cui, come prevede anche i bookmakers, lo prevedono, l'Inter batta la Sampdoria e per esempio la Lazio può perdere a Bergamo, 5 punti sono tanti. Però potrebbero diventare 2, perché se lì la Lazio perde con l'Atalanta e poi l'Inter vince il suo turno di mercoledì, allora fa 6 punti. Non c'è dubbio. Ma non dimentichiamoci mai che per Torino, Parma, Verona, Cagliari, Inter, Sampdoria, Atalanta e Sassuolo, questa è una partita in meno. Stanno giocando per mettersi in pari con le altre. Quindi poi dalla prossima settimana sono tutti a pari e si torna a rifare questo ragionamento. Scusa l'interruzione. Scusami te, perché io dicevo non mi preoccupo in questo momento, perché alla famosa classifica di un'ora e mezzo fa sulla Coppa Italia, io dico che se all'ultimo posto dobbiamo mettere per forza Sarri, al penultimo ci mettiamo anche Conte, perché secondo me Conte con la squadra che ha sbagliato tutto, ha sbagliato formazione, ha sbagliato approccio, cioè ha fatto una partita, quella contro il Napoli, veramente assurda e paradossale. Ma chiusa questa parentesi dico che l'Inter secondo me può, se vogliamo evocare pasti del campionato prima del coronavirus, secondo me l'Inter perde ancora qualche altro punto per la strada, quindi deve stare attenta anche con se stessa. La Lazio è una scommessa, perché il passaggio forte è quello di Bergamo, secondo me. La partita con l'Atalanta non è una partita semplice, secondo me. Quindi a maggior ragione, Enrico, se non si preoccupa Vittorio in ottica Lazio, men che meno ti preoccupa l'Inter in ottica Juve. L'Inter a me non mi preoccupa mai, principio, non, assolutamente, no. Ma c'è una squadra in Italia che ti preoccupa? A me in questo momento mi preoccupa Sarri e mi preoccupano i giocatori. Se si riescono a mettere d'accordo e a giocarsi lo scudetto, probabilmente, ripeto, alla fine... Ma perché non devono mettersi d'accordo? Perdona, che interesse hanno i giocatori a tirare indietro le gambe o a giocare in un altro modo? Ci smenano anche loro,
Sì, ma se l'allenatore si fissa su alcune cose e qualche giocatore queste cose no, non le accetta, probabilmente... Perdonami, io... Allora, hai fatto l'esperimento contro il Milan. Sì. È andato buca, ma buca vabbè, che più non buca nessuna, non si può. Ora non c'è nessun altro per poter cercare di fare... Aspetta di recuperare Higuain. Ma metti un ragazzo, metti un ragazzo, Dio santo. No, 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 se, questo, se questo non ti sai vuole... Sai che per il tuo allenatore i ragazzi no, non esistono. Ma Ronaldo, Dio santo, non ha bisogno... Se questo ti dice di non voler giocare in quel ruolo, perché ti devi ostinare a metterlo in quel ruolo? Guarda, visto che Vittorio ha giustamente ricordato la scomparsa di un grandissimo come Mariolino Corso, Mariolino Corso raccontava sempre che nell'Inter di Herrera... Herrera nel prepartita dava, diceva, forcava, tu vai qui, tu vai. Poi, Armando Picchi entrava in campo e diceva, allora ragazzi facciamo come allora, dico scusa, io. È quello che ti dico io. Sei perché poi se vinciamo ha ragione il mister e a noi chi se ne frega. Se perdiamo è colpa sua. Ma quindi, non per nulla Armando Picchi ha fatto l'allenatore. Mai, e purtroppo, purtroppo ha fatto per poco perché un male se l'è portato via ed era allenatore, della Juve. Voglio dire, se i giocatori si mettono in testa di voler vincere qualcosa, la mia preoccupazione, la mia perplessità è che in campo poi ci va Ronaldo, cioè non capisco l'utilità di Ronaldo di restare ai dettami di Sarri se non gli piace. Io penso che non solo Ronaldo, che sia Ronaldo per fare un esempio, questa Coppa Italia è stata giocata dalla Juve contro Sarri. Questo sarebbe un fatto gravissimo. Mamma mia, mamma mia. Perché se fosse così, noi non dobbiamo stare a discutere sulle responsabilità di Sarri o dei giocatori, ma dei signori paratici, Nedved e compagnia cantante, che non sono in grado di gestire questa società a questi livelli. Perché è un fatto sarebbe un fatto gravissimo, secondo me. Ma infatti credo che non sarà solo Sarri a pagare, se c'è da pagare. Se la Juve quest'anno non vince nulla, saranno in diversi a saltare, non solo Sarri. Poi Enrico, scusami se ti interrompo, a Torino dello scudetto non interessa a nessuno, cioè vuol dire questa è una stagione, c'è una finalizzazione che è quella europea, ormai lo scudetto è diventato una, non dico quasi con nonchalance, una cretinata, ma insomma poco ci manca per i tifosi juventini. Il problema è la Champions, capito? Secondo il problema interessa solo se perdono la Champions. È una tua impressione che credo sia sbagliata. No, non è un'impressione, lo sento, alla Juve, alla Juve credo che il primo obiettivo sia sempre lo scudetto. Ma io non credo proprio. Poi se vanno fuori dalla Champions. A maggior ragione quest'anno che la Coppa dei la Champions se la giocherà ad agosto, quindi sono liberi di pensare allo scudetto. Sì, no, ma questo è corretto, ma io sto dicendo che a Torino, se tu intervisti 100 tifosi della Juventus, ti parlano della Champions League, corretto. Non ti parlano di un, diciamo, la condizione sine qua non è che la Juventus vinca lo scudetto, capito? Se questo intendevo io. Se io faccio parte dei 100 tifosi, ti dico prima lo scudetto e poi se ne parla per la Champions. Allora, siamo arrivati in fondo anche a questo primo sabato di campionato. Grazie a Vittorio Betti che udite, sabato prossimo ritroveremo in studio dalle 19.30 alle 21.30 per presentare Lazio-Fiorentina. Grazie anche a Michele Tossani, lagabbiadeurico.com. Ciao Michi. Ciao, un saluto a tutti, alla prossima. Grazie Giorgio. Anche a Giorgio. Gabriele Caldieron, labaroviola.com. Ciao Gabri. Ciao Giorgio, a sabato prossimo, buona serata che a tutti. Che titolo fai di presentazione su Fiorentina-Brescia di lunedì? Come in un lampo di vita, allegria. Mazzala, che titolo, tutto questo. Cioè, Giorgio, come in un lampo lungo, di vita, allegria. Vado, ci vuole per prendere tutto lo schermo del computer. Lo prendo tutto. Perfetto, benissimo. Grazie a Enrico. Sì, prego. Era soltanto per... Ho iniziato in un certo modo, finisco sempre nello stesso modo. Siamo tutti insieme uniti con Alex Zanardi all'ospedale di Siena. Ovvio. Speriamo che arrivino... Soprattutto buone notizie per quello che riguarda il futuro, perché è talmente un uomo pieno di vita che magari
pensare di vederlo costretto a vivere, ma come vegetale, per lui sarebbe un peggio ancora. Condanna. Sarebbe una cosa terribile, terribile. Grazie a Enrico Rocitano, ci vediamo prestissimo. Grazie a voi. Grazie a Greta Beccaglia, ci rivediamo domani sera. Sì, domani sera alle 20.45. Quando arriverà Angelo Pollina assieme a Maurizio Canino, e visto che stiamo facendo gli auguri, facciamo degli auguri di prontissima guarigione a Michelle Isler, che domani sera non potrà essere con noi. A volte quando si fa attività agonistica e non si è in formissima, si va incontro a qualche infortunio piuttosto pesante, questa volta gli è toccato, ma Michelle è una grande roccia, riuscirà a superare anche questo piccolo impasse che gli è capitato, ma che domani sera non lo farà essere con noi. Grazie a Massimo Brigato, grazie a Leo che ci hanno supportato e sopportato. L'appuntamento domani sera alle 20.45, ora sigla.